Ciao, benvenuti, benvenuti a Cipicchia, telefonino, spegniamo tutto il telefonini. Benvenuti, benvenuti, oggi è il giorno di Pasquetta ma noi andiamo in onda, cioè nel senso che sarà una puntata speciale, speciale perché? Perché, Picchio, sei tornato ad essere primo, complimenti Picchio. Dicevo, sarà una puntata speciale perché? Perché... fammi dare un'occhiata, dunque devo spostare un po' su il coso, devo sistemare un po'. Speciale perché? Perché questa sera tutti potranno entrare in diretta con me. Ci sarà un link che viene pubblicato adesso per gli abbonati di Retroni.tv. In seguito, fra una decina, 10 minuti, 20 minuti, sul mio canale Telegram. E successivamente su YouTube, questo per evitare assembramenti, quindi bevi BioVital Red, hai ragione, bevo un po' di BioVital perché hai ragione. Ah ragazzi, eccoci qua. Dunque, dicevo, quindi questo è quello che accadrà stasera. La raccomandazione, se riuscite, se volete entrare con il link, partite già, prima ancora di collegarvi, col telefonino orizzontale, ok? Quelli che entrano col telefonino verticale vengono sbattuti giù, perché è orizzontale, lo schermo è orizzontale. Questa è la prima istruzione da darvi. Sigla così, perché di solito me la dimentico. Ecco. Deliziosa Roberta Giallo. Un po' di domande e poi dopo entriamo nel vivo. Ciao Red, sei il migliore, posso chiederti quanto costa abbonarsi al tuo canale? Dopo farò vedere un po' quello che c'è dentro il canale Redroni.tv. 9,70 euro al mese, credo. Non mi occupo io di queste cose, non lo faccio io, cioè viene fatto col mio materiale, però c'è un'azienda che si occupa di fare tutto questo. Ciao a tutti, ti salutano le mie bambine, Lucilla e Ludovica, sono già tue fan, Federico. Ciao Lucilla, ciao Ludovica. Questa sera se ne vedranno delle belle bimbe. Allora, perché dobbiamo tenere il cellulare orizzontale? Perché lo schermo che tu vedi adesso, vedi, è fatto così, rettangolare. Se tu tieni il cellulare verticale, è fatto così. Cioè, ormai vi hanno drogati anche su sta roba qui. Cioè, io vedo persone che vengono... Allora, vengono... Il problema del cellulare è tremendo. Perché? Gruppo di persone, facciamo una foto insieme, sì, ok. La persona si mette lì e dice, non ci state tutti, allora, e va indietro o allontana. Dico, scusa, se lo fai così il telefonino, ci stiamo dentro tutti, è semplice. No, ci avete proprio, vabbè. Ciao Re, Fabio, perché non ti colleghi? Sei un abbonato? Ah no, forse no, ma non lo so. Allora, che lui è a Gran Canaria, buon complimenti, metti mi piace, condividi, eccetera, metti mi piace, Roberta Giallo, eccezionale sigla, condividi questa diretta, questo è Twitch, siamo in contemporanea su YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e naturalmente redroni.tv. Allora, sigla, sì, l'ho messa, buonasera, buona Pasqua, buona rinascita a tutti, questa è la piscina, condividi la diretta, eccetera, eccetera. Buonasera, buona Pasquetta con un coniglietto, quindi bellissimo, ma il BioVital si beve, si mangia masticandolo come l'acqua? Il BioVital, allora, l'acqua la puoi bere o la puoi masticare? Ragazzi, vi ricordo che mi hanno preso per matto per tante cose che ho detto, poi alla fine si sono avverate. Vedi gli UFO, vedi il discorso degli alieni che impediscono le centrali nucleari. Bellissima intervista su Red Ronnie TV a Silvia Nervuti e Fabio Milani. Esatto. Quella intervista a Silvia Nervuti e Fabio Milani che ho fatto proprio qui
venerdì scorso, è integrale senza censure su LeDonne.tv. Quando sarà pubblicata su YouTube, purtroppo ci saranno delle censure per impedire che il canale venga censurato, il video bloccato e tutte queste robe qui, purtroppo. Quindi LeDonne.tv è anche l'unico luogo dove puoi vedere in maniera integrale le interviste. Ok? Viva la musica, viva LeDonne. Oggi ho ricevuto un messaggio molto bello di un artista, un cantante molto importante, decisamente importante, e mi ha scritto una cosa che mi è piaciuta da matti. È uno: sei l'ultimo dei romantici, il migliore. Questo mi è piaciuto molto. Sono l'ultimo dei romantici? No, ce ne sono tanti di romantici, ne incontro ogni giorno. Ogni giorno si incontrano persone. Allora, Red Volt, vedo delle ombre biancastre in casa, durano un attimo e non mi spaventano. Possono essere angeli o cari defunti. Non lo so, Linda. Non preoccuparti di chi sono. Tu devi essere pulita dentro e te ne freghi di quello che è. Ok? Accadranno tante cose inspiegabili, razionalmente oggi, ma domani saranno la consuetudine. Hola, oh, Christian Delor. Ciao, Christian. Può fare una puntata su Jim Morrison? No, cioè sì, su LeDonne.tv, perché purtroppo qui non si può mettere musica. Però martedì prossimo, non domani, domani ci sarà un We Have a Dream, decisamente con alcuni artisti, anche grazie a Michele col suo nuovo disco. Ci sarà Amanda Vitale da Siracusa, da mi ricordo più il paesino. Però martedì prossimo, 18, ci sarà uno speciale con Maurizio Vandelli. Quindi Maurizio Vandelli, immaginati, lui sta portando avanti uno spettacolo su Battisti, immagina quanti racconti. Allora, andiamo avanti. Ciao Red, ho letto che gli U2 e Rolling Stones hanno organizzato un concerto simile al Live Aid. Il Live Aid non sarà più... Purtroppo ciò che è accaduto nel passato non è più replicabile. Un evento come Woodstock hanno provato a rifarlo, no. Il Live Aid non potrai più rifarlo, per tanti motivi. La musica non ha più l'importanza di una volta, gli artisti non sono più quelli di una volta, quindi... Allora, grazie! Oh ragazzi, grazie! Dov'è qui? Fabiana che ha fatto una super chat da 10 euro. Io sono quasi imbarazzato quando vedo qualcuno che offre dei soldi per... Noi mettiamo tutto da parte in un porcellino che non rompiamo, ma avremo il coso sotto, perché vogliamo rifare, abbiamo un obiettivo, rifare il premiato circolante del Barone Rosso la prossima stagione, ok? Quindi Riders on the Storm, che cosa fantastica. Buonasera Red, possibile che i risvegliati anche di fronte a ciò che sta accadendo siano così pochi? Guarda, ne abbiamo parlato proprio con Silver Nervuti e con Fabio Milani, proprio qui. Guarda l'intervista se sei abbonato a LeDonne.tv, la vedi integrale oppure la vedrai censurata purtroppo nel coso. Grazie mille per la risposta. Allora, secondo te chi è il più bravo serio medium vivente dei giorni nostri? Non lo so. Vedi, non c'è una classifica dei medium. Io conosco Sonia Benassi, sto conoscendo piano piano, fra l'altro anche grazie a Stefano Maiolo, grazie a Federico Rotta, persone che hanno accompagnato Gustavo Roll, e Gustavo Roll era incredibile. Come fai a capire se un cantante che hai davanti è un artista o un finto santone? Quali strumenti utilizzi per smascherarlo? Jacopo, hai sbagliato una parola, smascherare. A me non interessa smascherare. Io do fiducia. Io sono un bambino che dà fiducia a tutti. E quindi dando fiducia a tutti, io domani sera c'è anche Matteo Marchese e i Belzer col nuovo singolo. Ok. Io do fiducia a tutti. Red, ho parecchie cose da raccontarti soprattutto. Parlando di angeli, un angelo tra i capelli di Jörn Bayern, perché non lo so. Allora, ho saltato parecchi messaggi per rimanere... costo di LeDonne TV 9,70 euro al mese, con sconti per abbonamenti più lunghi. Esatto.
Red sono davvero contenti di essere abbonata. Ritorno al TV di poterti così aiutare con continuità. Lo meriti. Elena, guarda che io sono contento che tu sia abbonata perché sono 3.000 ore di programmi strepitosi, ma più tardi farò vedere quello che c'è dentro a redroni.tv. Poi dopo c'è il 20 aprile ci sarà la Duse Cristicchi con canzoni di Battiato. Tutti fanno Battiato. La Evei Devuzzo con i mani che sarebbe una cagata. Vabbè, insomma. Allora, ho visto che, fammi dare un'occhiata. Ah, ringrazio anche Macro Muscario. Grazie Macro Muscario per la super, eccolo qua, per la super chat con questo micetto che fa, grazie. Poi dopo, Red può interessare, ok, andiamo avanti. Non è che gli artisti sono più come una volta che sono cadute le maschere. Diciamo che gli artisti, allora, fare gli artisti e dire qualcosa di intelligente in tempo di pace è molto semplice. Fai i soliti luoghi comuni. Sono contro la violenza sulle donne. Sono contro il fascismo. Sono contro, che ne so, sono per l'ecologia. È nei momenti di guerra, nei momenti in cui la persona viene attaccata, che si vede qual è l'artista e qual è il mestierante. E purtroppo, mamma mia, quanti mestieranti. Mi hai fatto rinascere in qualche modo, Cristina, ti adoro, grazie. Sì, ho saputo che Severino è il cane di... Devo dire che Gianni Fantoni e Severino gli ha avuto un bene incredibile. Lo ha adottato, quando è arrivato il camion che portava i cani al nord, lui l'ha... Severino ha riconosciuto immediatamente Gianni Fantoni, è l'unico abbaiato perché è stato male ultimamente. E Gianni negli ultimi anni proprio si è dedicato a Severino in maniera incredibile. Suggerei anche Giuditta Dembe come esatto. E beh, Stefano Maiolo sta cercando, è amico di Giuditta, quindi però non so, Giuditta credo abbia un'esclusiva televisiva per un documentario che faranno su Rol. Però dicevo, guardate, domani pubblicherò questo il video dove racconto la storia di questo ritratto di Holly che ho alle spalle, che ha fatto Paola Rava. Molto bello. Allora, bella serata, Budio, l'altra sera, presente nella parte bassa della piccionaia, Gilles. Sì, è stata una, sì, per voi che l'avete vista è stata una bella serata. Per me che l'ho condotta, diciamo che ho avuto, però è andato bene, benissimo. Silver ne ha avuti un grande. Andiamo avanti. Ma quando ascolto un gruppo, un artista, cosa serve nella sua musica? Il testo, la melodia, le qualità tecniche, suonare? Devo dire che la prima cernita la fa Roberta e devo dire che non sbaglia un colpo. Mi conosce molto bene e poi è un'esperta di musica. E, è un insieme di cose, è un insieme di video, di contenuti, di musica, di tutto. Poi io mi innamoro immediatamente di qualcuno, anche se non è immediatamente. Ti faccio un esempio, Ilaria Argiola ha partecipato alla finale di Sanremo, di Fiat Music, però non è stata tra i tre vincitori, a parte il fatto che non ero io che giudicavo, ma c'erano credo Dodi Battaglia, Grazia Michele, eccetera. Oggi è una grande amica di Grazia Michele, però allora non era pronta come è pronta oggi, non era, difatti, vabbè. Allora, vogliamo alla madre, speriamo che ci ripensi. Allora, vogliamo fare l'appello alla madre, speriamo che ci ripensi a Milano abbandonare il bambino in ospedale. Non leggo i giornali, quindi non so cosa sia accaduto. Deduco che una madre ha abbandonato il bambino in ospedale. Ragazzi, il grande noi ascoltato sul palco con Silvia e le altre belle persone è una bellissima missione, ampliare la musica a un dottore in Barone Rosso. Credo che non mi occuperò di questo progetto. Andiamo avanti. Ma il link, allora, il link per collegarsi è stato pubblicato su redroni.tv, vedo che abbiamo dato la precedenza loro, adesso si può pubblicare anche sul mio canale Telegram. Da questo momento Roberta pubblica il link per collegarsi sul mio canale Telegram, Serre Droni, in seguito su YouTube. Allora, ciao Red, guarda che l'inquadratura è la stessa orizzontale, anche se tieni il telefono verticalmente, solo che ovviamente è tutto più piccolo, ma ripeto, l'inquadratura è la stessa identica. Gianluca, io ti voglio bene, ma vedi, io è dal 1980 che faccio riprese. Vuoi che parliamo dell'inquadratura orizzontale e verticale? O sei uno della redazione di Crozza che vuole che io parli dell'inquadratura così dopo? Perché Gianluca Locchetta è il nome, però ti dico il perché. Allora,
Se io faccio un'inquadratura orizzontale, vedi, questa è verticale, no? Quando va in onda, per vedere, viene spappolata in orizzontale e quindi diventa tutta... Se invece fai un'inquadratura orizzontale, è molto più fedele. Già il telefonino non è che sia fedelissimo, ok? Fine spiegazione, non venimi a insegnare queste cose. L'unica cosa che non mi puoi insegnare sono telecamere e tutto il resto, ci vivo da una vita. Allora, ma perché non dicono mai io sono contro il comunismo, solo contro il fascismo? Nuovo Mondo, non voglio entrare in queste polemiche, non mi interessa. Diciamo che c'è un luogo comune che è che l'artista deve essere ecologico, per eccetera. Vabbè, insomma. Oggi ho messo l'acqua nel freezer, l'ho masticata, sì, era ghiaccio. Sapete chi è che masticava il ghiaccio? Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti aveva un affare così pieno di ghiaccio, prendeva con le mani il ghiaccio, lo metteva in bocca prima di cantare, evidentemente così a raffreddare, non so, e poi Luciano, mamma mia che bene che gli ho voluto. Allora, non oso immaginare come stiano Margherita e Gianni, lo so. Lo so, hanno fatto tanto bene a Severino. Red, gli artisti prima erano meglio, ora che sono cadute le maschere, vabbè. Allora, io ho una domanda importante da farti, ma forse non è il momento. Cristina, puoi fare tutte le domande, se mi imbatto ancora nel tuo posto, invece di dire vorrei una domanda, lo potrei... No, Sabrina, 25 anni, ma sei matta? Grazie. Però Sabrina, fai una cosa, abbonati a redroni.tv. Guarda, è pazzesco. Vabbè. Allora, Paola Giovetti, giornalista, scrive che tiene conferenze su Roll, l'ha conosciuto molto bene. Va bene. Mi raccomando, le 3 di notte di oggi. Vabbè. Allora, sei uno scalino di serietà. Allora, aspetta, vedi che c'è uno che... C'ho un guest in spectrum. 25 no, che cosa sono i 25 no? Non sono 25 euro, sono 25 no. Che cosa sono i 25 no? Io non so mica cosa sono i 25 no. Ah, sono 2 euro, ah, i NOC, e cosa sono i NOC? Io sto scoprendo un mondo fantastico, guarda, il NOC, la super chat, mamma mia. Allora, vediamo un po' qui, allora, vediamo un po', Corona norvegese, abbiamo ricevuto 25 corone la corona norvegese. Allora, eccoci qua, dunque... Investigazioni Parano, ciao. Ciao Red, come stai? Bene, bene. Di dove sei tu? Io sono di Roma e ti seguo da quando avevo circa 14 anni con Help e mi sei stato davvero tanto di aiuto per aiutarmi a conoscere il panorama musicale italiano. Adesso mi occupo di spiritualità. Gestisco una pagina Facebook dove aiuto le persone a crescere spiritualmente. Questa pagina si chiama Investigazioni Paranormali e parliamo anche di te per gli spunti di riflessione che ci dai, dei quali ti siamo davvero molto grati. E quindi ci tenevo a farti un saluto. Certo, ogni tanto avremmo qualcosa da appuntare alle persone che intervisti, però lo scopo lo capiamo che è quello di divulgare la spiritualità e quindi grazie. Allora, lo stesso, fammi un esempio. Allora, parlavamo l'altra sera di Pier Giorgio Caria. Sì. E? Laddove dicevamo: ma come fa Pier Giorgio Caria a dire che Gesù sta sulla terra a Eldorado? Ma che l'ha visto? Ma tu che ne sai? Tu che ne sai? Io non sono andato avanti. Io non lo so. Esatto. Allora non giudicare su quello che ce lo chiedevamo soltanto, no? Allora io mi chiedo, come fai tu a insegnare spiritualità? Sei in grado di farlo? Ma vedi Red, un conto è insegnare i principi universali della spiritualità. Ma quali sono i principi? Se io parlo di Gesù e dei suoi insegnamenti, quelli sono principi universali, no? La regola aurea,
e tanti altri principi che si basano sull'amore, sono principi Certo, universali che certo. prescindono dalla spiritualità, quella un po' spiccia. Però io non dico che Gesù non sta a Eldorado, eh. Parliamoci chiaro, perché io non avendolo visto non lo posso sapere. Certo. Allora, non giudicare mai cose che non sai. Parla solo di cose che sai. Ok? No, ma lo sto giudicando, Red. No, 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 e stai. io, No, e no, io no, non no, no, stiamo. no, ma è È un. una È un domanda che ci siamo sì, fatti. ma Ma è. come fa lui a sapere che Gesù sta a Eldorado? È una domanda legittima, perché se non Ma ci che ne. facessimo domande Esatto, saremmo tutti animali. ma che ne sai che non abbia avuto. Che non abbia avuto dei contatti, che ne sai? Lo puoi sapere? No, allora io non giudico. No, 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 no. Io prendo Ma infatti ci atto. chiedevamo soltanto a lui chi gliel'ha detto, non Ma che non magari lo abbia visto veramente, capisci? ho capito, ma chi gliel'ha detto a lui che gli extraterrestri impediscono esplosioni nucleari e poi dopo ci hanno preso in giro, poi dopo si scopre che dicono che dei colonnelli americani hanno detto questo. Lui è stato in basi russe per tranquillizzare questi militari, chiamato dai militari che c'erano così. Però, sai, io non posso parlare di uno che non c'è, ti assicuro che io faccio una cosa quando faccio le interviste. Non dico che credo a tutto quello che mi dicono, ma prendo atto di tutto quello che mi dicono, senza giudicare. Io posso. No, guarda, non giudico neanche le persone che conosco perché alla fine poi cambiano. Quindi tu prendi atto di questa roba. Allora, se ti arriva uno che ti dice che Gesù c'è qui, prendi atto di questo fatto e dici: perché io vengo a conoscenza di questa notizia? Quale coincidenza mi porta a sapere questa notizia? Dopodiché succede che tutti stanno dicendo che entro 2 anni succedono cose sconvolgenti. Che c'è la separazione del grano dalla pula, lo spiega l'Apocalisse, lo spiega Giuliano Conforti che dice che c'erano delle congiunzioni astrali, fra l'altro una che si verifica ogni 41.000 anni. Vuol dire che qualcosa deve accadere. Quindi tu, non è problema, non è importante se Gesù è qui, se non è qui, se sta nell'Eldorado o se non c'è, se è vero o non è vero. L'importante è che ognuno porti amore a tutti e riceva amore. Fine. Il resto, hai capito? Ok? Tranne l'amore di quello che ha combinato stamattina il Dalai Lama, perché i bambini in bocca non si baciano. Ma vedi che giudichi le cose negativamente? Cioè, lascia stare, lascia stare. Ora. Vedo che leggi molto i giornali. Continua a leggere i giornali, ok? No, 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 ma che giornali? Io non ho la televisione da 15 anni, Red. Io sono completamente fuori dal mondo. Ho Ok, detto questa cosa perché me l'hanno riportata. Comunque, vabbè. riguardo a Gesù, faccio un ultimo appunto, se ti fa piacere ascoltarlo, la cosa che mi ha dato lo spunto di riflessione per quella cosa che ha detto Caria. Quando Gesù era sulla terra e hanno cercato di farlo re, Gesù è scappato perché ha detto: "Il mio regno non fa parte di questo mondo. Sì, Quindi però io Gesù ha con detto tutti gli che affari sarebbe. terreni non Sì, ci voglio avere niente a che fare". va bene, ma E sarebbe perché anche. dice: "Io me ne torno al padre, io sto bene là, sto bene da papà, sto bene lassù. Quindi io vi lascio un modello, seguite questo modello di comportamento e va bene così. Va bene, Fate va agli bene. altri quello che volete sia fatto a voi". E Bene, la cosa che noi umani bene, confondiamo bene. è Fermati, quando diciamo fermati. "non fate agli altri" e Oh, no. oh, 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 buono, buono. Disse anche non scagliare la prima pietra. Ti saluto, non Ah, giudicare va se non bene. vuoi essere giudicato. Ok? Ha detto un po' di Non si queste giudica, il cose. giudizio è sbagliato nella spiritualità. Bra, 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 bra. Ok, bravo, lo stai facendo. Ciao bambino. Allora. Grazie, Red. Va bene, allora vediamo un po' come siamo messi qui perché c'ho un sacco di persone. Allora, vediamo Carmen e Filippo. Ciao bambini. Pronto? E sono spariti. Allora andiamo questo. Chi sono? Carmen e Filippo di nuovo. Ah, ma vi siete mutati, avete il microfono mutato. Eccoci, eccoci. Scusa, che avevamo due account diversi. Esatto. Ho visto, avete spento quello dove vi si vedeva meglio, ma va bene così. Però io vedo solo Carmen, però, eh. Ecco Filippo. Così. Così va bene. Di dove siete, bambini? Torino. Torino.
Ah, vedi, parlavo di Roll prima e adesso mi parlate voi che siete di Torino. Allora, cosa fate? Allora, io, ma tu cosa fai intanto? Ma no, in realtà l'argomento che noi volevamo porre, cioè una domanda che noi ci chiedevamo, che è anche molto senso che, a parte che vabbè ti seguiamo, soprattutto Filippo è molto sempre attento alle tue dirette, e è attento anche molto al pensiero sempre tuo che è differente da quelli che si sentono in giro, quindi è questo il nostro interesse che ci ha portato a seguirti. E quindi la domanda che noi vorremmo porre, l'argomento è: la carne è sintetica in laboratorio, cosa ne pensi tu? Che non fa cagare, fa cagarissimo, cioè nel senso che è un po' il discorso. Dunque, tanto per cominciare, la carne, io sono contrario a ogni tipo di carne, quindi questo partiamo subito, ok? E poi mettetevi un po' più vicini, tanto siete belli vicini, così ci siete tutti e due. Vedete che dovete entrare. Allora, io sono contrario a ogni tipo di carne e soprattutto sono contrario a tutti i prodotti elaborati. Sul mio canale YouTube e su Redoni.tv c'è un'intervista a Franco Berrino dove parla di non mangiare cibi manipolati o manufatti, ma di mangiare il più possibile cibi naturali. Chiaramente il dare carne sintetica, sai, poi bisogna stare anche attento a cosa ci mettono dentro, perché stanno mettendo tutto, ci sono le persone che vanno a fare la spesa con la calamita e scoprono che la calamita rimane attaccata ad alcuni prodotti della carne, anche di quella normale. Oggi leggevo una notizia che mettono gli strumenti del vaccino, li mettono anche dentro alle scie chimiche, non so se è vero, però per dire, no? Da una parte il mondo si sta dividendo in due. Uno va verso la natura, si creano gli orti, si va alla ricerca del cibo sano, eccetera. E dall'altra c'è la degenerazione, e quindi mangiare carne allevata in maniera incredibile, carne sintetica, addirittura adesso gli insetti. Quindi, sai, non mi devi chiedere cosa ne pensi della carne sintetica, io non mangio neanche quella degli animali, Ah, quindi sì. secondo me la domanda che ti volevamo fare noi era comunque anche per aprire un po' il discorso, anche, no? Perché io comunque studio scienze gastronomiche all'Università di Parma, no? E questo mi ha portato anche a imparare questo tipo di cose che vengono Che porta fatte, no? all'evoluzione anche, cioè il fatto comunque che anche il concetto di mangiare comunque una carne di un animale che continua a vivere, è lì che pascola, quello è stato il concetto che quando io ho sentito le prime cose della carne appunto in laboratorio, quel concetto lì che tu vai a mangiare comunque una carne dell'animale che è lì che pascola ed è vivo, felice in natura, va appunto a pari passo anche con le persone che dicono che prendono la scelta di essere vegetariane proprio per non uccidere l'animale. Io poi ti dico anche questo, che secondo me a livello di futuro, cioè se devo pensare ad adesso, io rimarrei ovviamente con le cose che ho adesso, fare le cose che ci sono adesso senza alcun problema, anzi farle anche meglio magari, perché credo che tutti quanti vorrebbero tornare a mangiare cibi di un certo tipo, solo di qualità, anzi il mio sogno addirittura era. Siccome io sono sempre stato uno che voleva uscire dalla società e da tutte queste cose qui, perché non mi è mai piaciuto stare sotto a una campana, Omologarti, sì. omologato, no? E quindi il mio sogno era, ad esempio, comprarmi una sorta di appezzamento di terra, coltivarmi le mie cose, mangiarmi i miei animali, eccetera. E quello sarebbe stato il mio sogno. Poi, chiaramente, sono cresciuto. Le cose sono un po' cambiate, chiaramente la vita ti porta a fare altre cose, ma se devo appunto pensare a un futuro, io È un credo. concetto bello sapere che comunque riesci a mangiarti comunque una bistecca di una carne che comunque è ancora al pascolo, è viva e fa la sua vita, no? Cioè, no, fammi capire.
Cioè, come fai a mangiare una carne di qualcosa che è ancora al pascolo e vivo? Allora, te lo spiego molto Perché semplicemente. prendono la cellula staminale, la replicano in laboratorio e arriva a te nel piatto come forma di carne perché questa cellula staminale viene replicata. Ma avevate una bella idea. Quanti anni avete? Siete bimbi? Quanti anni avete? 21 Ma siete sposati? State insieme? anni. Allora, sì, non siamo siamo. fidanzati da 3 anni. Da 3 anni, Ah, sì. ma da piccolini, da 18 anni. Ci siamo conosciuti tra l'altro in Sardegna, cioè eravamo tutti e due di Torino, eravamo entrambi in Sardegna, In ci siamo trovati vacanza, là, sì. così. Sì, però no, quello che ti voglio dire è questo. Allora, il concetto che hai tu, Filippo, è un concetto che era quello degli hippies alla fine degli anni 60, cioè loro Esatto. dicevano, ma perché noi dobbiamo fare i soldi? È un concetto molto pericoloso, eh? Difatti li hanno fatti fuori per quello. Cioè non gliene frega niente se protestano e bruciano la cartolina di precetto e non vogliono andare in Vietnam. Vabbè, il problema è che loro andavano contro la way of life americana. La way of life americana, cioè il modo di vivere americano, è tu sei Rockefeller, vendi noccioline all'angolo della strada, devi fare guadagnare, 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 guadagnare per diventare poi Rockefeller. Puoi diventare Rockefeller. Il sogno americano è quello. Gli americani quando si presentano dicendo io guadagno, che ne so, 200.000 dollari all'anno, no, io 400.000, cioè questo è il concetto americano. Allora avere degli hippies che dicono noi non ce ne frega niente di guadagnare, non vogliamo accumulare soldi, noi vogliamo semplicemente coltivare ciò di cui abbiamo bisogno per mangiare e fottercene del resto. Questo non va Certo. bene, perché l'importante è il PIL, l'importante è il guadagno, anche se Sì, si però guadagna la mia facendo le guerre. è Quindi vero, è vero. la vostra idea è fantastica, fare l'orto, eccetera. È fantastica, perché il futuro sarà quello. Il futuro Poi sarà io ti quello. voglio dire anche questo, ti voglio Dimmi. dire che siccome appunto seguendoti abbastanza, so anche cosa. Qual è il tuo pensiero riguardo delle università, eccetera, no? E per esperienza personale, poi no, chiaramente non so a livello di tutto il mondo, chiaramente non lo posso sapere, ma a livello della mia esperienza io lo trovo un luogo veramente bello, formativo, importante e che credo che tutti quanti dovrebbero avere l'opportunità di andarci perché comunque è un posto dove, che se ne dica o che non se ne dica, oltre al fatto che impari un sacco di cose, ma il foglio di carta della laurea, almeno come la vedo io, non è un foglio che. Perché so che tanta gente va lì, dice: vabbè, mi devo prendere la laurea perché se no non posso fare un certo tipo di lavoro. Io non ho mai pensato di fare questo. Io a me non me ne frega niente del foglio di carta, perché io voglio fare. Ho dei progetti miei futuri, però non ho le competenze per farlo, senza seguire un'istruzione. Quindi il fatto di andare in questo posto, io ho conosciuto un sacco di persone che la pensano in modo simile a me, tutti quanti lavoriamo per costruire un futuro che sia, adesso il futuro è tutto che sia più sostenibile, a costi inferiori, senza l'ausilio di sostanze inquinanti, si sta andando sempre più in quella direzione. Noi tutti i giorni Ma lavoriamo. tu sei a favore o contrario alle auto elettriche? Allora, le auto elettriche hanno dei pro e dei contro, Un chiaramente. sacco di contro, se posso dirlo io contro. La batteria da smaltire di una macchina elettrica è doppiamente di più di quanto in realtà si consuma e si deve smaltire tutto il resto. Sono Vero. tutte quelle cavolo che ti danno, quelle chicche che ti dà lo Stato per dire dai, prendi questa che consumi di meno. Poi quanto ci metti a smaltire quella batteria di quella macchina? Allora, rispondo anche alla vostra domanda sulla carne sintetica. GetUp dice, ho letto che Tel Aviv c'è l'unico ristorante che serve carne sintetica attualmente, ma devi firmare che ti assumi ogni eventuale futuro rischio o conseguenze. Quando succede questo, già... Beh, allora sì, non Come i so. vaccini. Non lo dire, dai, non lo dire. Non si può dire. Ah, Devi usare ok, parole alternative, devi usare siero, devi usare. Sai, noi viviamo in una democrazia. Ragazzi, scusa. Yes. posso dirvi una cosa? Allora, Carmine e Filippo, siete meravigliosi. Già solo il fatto che vi facciate delle domande è già il massimo.
Avete Ma guarda, veduto. noi abbiamo voluto partecipare anche per dare voce a una fetta di pubblico che Più è più giovane, giovane, no? forse. Perché molti, io sento spesso che dicono, ah, i giovani, i giovani. I giovani comunque, almeno quelli che conosco io, Noi, sì. sono tutte delle persone che hanno a cuore il futuro e non sono per niente, non sono per niente, come dire, Limitate, ma né poi noi limitate, siamo ma molto neanche. curiosi, infatti appunto il nostro anche interesse nei tuoi confronti è proprio questo approccio a qualsiasi informazione, nuovo argomento, che tu dai quella visione alternativa che nessuno dà. E Poi quello è io spesso non la interessante. condivido, la Carmen, rispetto. Carmen, straordinario temperamento, guerriero, brava. Bambini, vi saluto, ci vedremo ancora sicuramente perché state crescendo molto bene, avete solo 21 anni e siete strepitosi. Ciao, ciao. Grazie mille. Ciao, grazie a Carmen e Filippo, meravigliosi. Allora, sì, difatti, non mangiate farina di grillo, diventerete come Di Maio, questa è bellissima. Allora, bravi Carmen e Filippo, giovani così dovrebbero esserci, esatto. Quando devi firmare vuol dire che devi tutelare colui che te la propone. Sì, esatto, quando firmi tuteli quello che lui. Ho visto il video che la calamita restava attaccata, sì, lo so. Finalmente giovani che la pensano bene, benissimo. Allora, vediamo un po', eccolo qua. Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao Red, buonasera. Dove sei? Di dove sei Giuseppe? Sei in una soffitta, vedo delle travi di No, legno è fitte. il piano sopra di casa mia. Ah, ma di dove sei Giuseppe? Sono, adesso sono in Friuli, alla Tisana, e volevo intervenire per quanto riguarda il discorso su Gustavo Del Forol, in particolare sul messaggio degli Stati Uniti del mondo. Quale messaggio, scusa? Gustavo Del Forol ha dato, oltre che prova delle possibilità del divino, ha lanciato un messaggio per l'umanità molto importante, che riguarda quello di costituire gli Stati Uniti del mondo. Gli Stati Uniti del mondo sono le persone comuni, tutti noi, che ci aggreghiamo per aiutarci l'uno all'altro. Questo messaggio è riconosciuto da tutte le persone che conoscono appunto Gustavo Del Forol. Ed è molto importante in questo periodo qui cercare di divulgare al massimo i valori dell'umanità, quelli veri, che non sono l'omologazione, ma vedere nella diversità una ricchezza, aiutarsi l'un l'altro e non aspettare appunto che qualcuno si aiuta da fuori, ma aiutarsi l'uno con l'altro. Una delle cose più importanti, oltre alle possibilità che aveva, era proprio questo messaggio qui. E oggi più che mai, al di là della guerra, al di là delle divisioni culturali che abbiamo, è molto importante per tutti riuscire a concretizzare questa sua aspettativa. Puoi vedere anche nella trasmissione con Zeffirelli e la Carrà, dove lui aveva lanciato questo messaggio qui all'epoca ai due uomini più potenti della Terra, che in questo caso erano il Presidente degli Stati Uniti e della Russia. Oggi, che la storia si ripete, la cosa fondamentale è ricordarlo, soprattutto alle nuove generazioni, e a prendere in mano la nostra vita, il nostro futuro. Hai perfettamente ragione. Stavo cercando nel telefonino se perché l'ho fotografato, perché sono andato a intervistare Giovannini, Giovannina, sì. esatto, e fuori dal suo negozio c'era il mio, ma non sto trovando la foto perché sono pieno di foto e quindi non sto riuscendo a vedere la foto di Giovannina. Ah, forse ce l'ho qui, eccolo qua. Fammi vedere. Messaggio di Rolla ai giovani. Chiedete a gran voce ai due superuomini di Stato che con la loro autorità propongano di realizzare gli Stati Uniti del mondo. Il mio augurio, cari giovani, eccetera, eccetera. Lo pubblicherò quando pubblicherò l'intervista con Giovannina, hai capito? Ti ringrazio perché è molto importante quello che tu stai dicendo. Gustavo Roll aveva, è questo. Questo qui è il messaggio del. Vogliamo tutti gli stati, cioè, bisogna anche stare attenti perché parlano anche del nuovo ordine mondiale che è diverso dagli Stati Uniti del mondo, quindi questo è un'altra cosa. Quando lo spirito e l'amore
si naturalizzano piacevolmente entrambi, si interlacciano entrambi, vengono. E niente, questo è un messaggio che ha scritto Roll a Giuditta. E vabbè, poi monterò l'intervista con Giuditta e quindi lo vedremo. Ti ringrazio molto. Cosa fai nella vita tu? Io mi occupo, ho un gruppo anche su Facebook da anni che facciamo mostre dedicate a Gustavo Adolfo Roll, Sì. facciamo anche conferenze, ovviamente tutto gratuito, sempre per aiutare il prossimo, seguendo la sua vita e il suo messaggio, proprio perché molte volte viene ricordato giustamente con diciamo così, il fenomeno è strumentale, cioè l'apporto, le Sì. materializzazioni, tutte queste cose che appartengono al mondo spirituale, il fenomeno in sé è strumentale, ma ha un messaggio più No, no, profondo no, no, dietro. ma quello che diceva era molto importante. Fra l'altro, forse intervisto Luigi Giordano, che conoscerai sicuramente, perché visto Sì, che. è una bravissima persona che stimo tantissimo, un amico caro, e ha tanto da dire, soprattutto. Tutte le persone che hanno conosciuto Gustavo, nella maggior parte hanno quel senso di essere ancora bambini dentro, quindi Sì, è riescono vero. a trasmettere la loro gioia e il È loro vero, è disagio. vero. Giovannina è una bimba, anche se non so quanti anni abbia, però è una bimba. Anzi, la saluto se ci vede. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, ciao. Allora, grazie a Giuseppe, grazie a Giuseppe per questo suo intervento. Vediamo un po' gli ultimi commenti. Purtroppo ho quasi 54 anni, ho smesso di compiacere, ho codarmi il pensiero comune, niente TV, niente serie Netflix, mi sento molto meglio con la mia coscienza e ho nuove intuizioni. E certo, perché uno si disintossica, sembra così, ma ti disintossichi. A spegnere le cose, tutto questo bombardamento, ti disintossico. Difatti una cosa che dicono gli extraterrestri è che la Terra fa troppo rumore, usano la parola rumore. Vabbè, allora. Ciao Giuseppe, allora puoi dare anche il link su YouTube, anche se ho tutto qui pieno di tantissima gente. Redroni, vorrei spendersi una parola per il cambiamento umano negativo. Ci sono artisti demoniaci di musica che anche tu hai avuto il piacere di conoscere. Ti cito un nome su tutti, Annalisa, non credo proprio che Annalisa, comunque no, io non giudico nessuno, Annalisa è una ragazza molto dolce. Allora, io sono una che di domande non se ne fa più. Mi sento infelice, preferirei essere prelevata dagli alieni piuttosto che stare qua. No, Giulia, ti devi fare delle domande e devi andare avanti e devi godere di quello che stai vivendo. Non verrà mai nessuno a salvarti. Devi darti da fare. La terra fa troppo rumore, verissimo. Devi darti da fare. Roll non è stato debunkato da nessuno, sono i debunker, ma. Allora. Per dire che ti devi dar da fare, c'è una barzelletta che però è significativa, ok? C'è Giovanni, uno molto devoto a Dio, ed è in una casa dove sta per avvenire un'alluvione, ok? L'acqua sale, allora lui si mette in ginocchio e dice: Signore, io sono sempre stato buono, devoto a te, ti prego salvami. Gli appare Dio e dice: Non ti preoccupare, Giovanni, io penserò io a te. Ve la faccio molto breve. Al che l'acqua sale, arriva una barca con i vigili del fuoco e dicono: Ah, ma lì c'è ancora uno? Sì, ma non vi preoccupate per me. Sì, c'è tanta gente ancora, andate, c'ho chi pensa a me. Dopodiché arriva un'altra barca di due che stanno andando, è già piena, e dice: C'è un altro, forse ci sta. E lui: No, no, non vi preoccupate, c'è chi pensa a me, andate, andate, tranquilli. Dopodiché arriva un'altra barca e sono ancora i vigili del fuoco che stanno tornando e dicono: Ma tu cosa fai lì? No, non vi preoccupate, c'è chi pensa a me, c'è tanta gente da salvare, andate, andate, tutto buono, tutto Giovanni, Pio. L'acqua sale, sale, lui è sul tetto, ormai, poi l'acqua sale e lui se ne va via, affogato. Compare davanti a San Pietro. Quando compare davanti a San Pietro dice: Eh no, un momento, io devo vedere Dio, devi vedere Dio. No, perché Dio mi è apparso, mi ha fatto una promessa che non ha rispettato. No. Dio non ti fa una promessa. Cioè, sì, cioè, mi è apparso, dice: Ma quando ti è apparso? Oggi pomeriggio. Ma come ti chiami? Giovanni. Lui guarda e dice: Eh sì, nel registro c'è apparizione, è registrato tutto, è in paradiso. Sì, in effetti, allora porta da Dio, lui entra dentro, vede il Signore là seduto, eccetera, bellissimo, splendente di luce, dice: Signore, ma come? Ma mi avevi promesso che mi avresti salvato? E Dio dice: Giovanni, ti ho mandato tre barche,
Questa è la realtà. Quindi non bisogna mai aspettare, anche se tu sei tranquillo, eccetera, ti devi comunque dare da fare. Non devi aspettare che vengano, ti prendano per forza e ti salzano sulla. T'ho mandato 3 barche. Cazzo, più di così. Ok. Red, vivo in Norvegia, volevo inviare 10 euro, ma mi ha dato in automatico 25 corone. Grazie, Sabina. Allora, andiamo avanti ancora. Allora. Red, ma non hai paura del cambiamento che hai in atto in questi tempi? No, io ho paura di un mondo che va avanti come sta andando, molto meglio del cambiamento. Cogliere i segnali, Red, quello è il punto. Ok? Allora, i tuoi capelli sono cambiati da quando usi BioVital Doccia? Ma sai, io uso tanti prodotti, comunque il BioVital Doccia è fantastico. Cioè, poi uso lo shampoo della BEC, uso il balsamo della BEC. Cioè, io diciamo che la mia vita è cambiata non solo con BioVital Rosa, ma col BioVital normale. E la mattina adesso col Vero Ghi. Ma andiamo avanti. Allora, sono bellissime le tue dirette. Tutti ridevano di quello Noè che costruiva l'arca. Sì, lo so che tutti ridevano di Noè. Allora, Giuseppe, ciao Giuseppe Travagliati. Giuseppe, Ciao Red! come stai? Tutto bene? Tu Di come dove? stai? Io sto bene. Di dove sei, Giuseppe? Sono di Cantiano, è la seconda volta che intervengo con te. La Ah. prima volta avevo la mia compagna vicino, oggi è dall'altra parte. Oggi è una speciale giornata perché dopo l'alluvione ho riniziato a fare passeggiate a cavallo, quindi sono molto felice. Stanco ma felice. Ma dove Sono abiti? ancora vestito da cowboy. Ma dove abiti, Giuseppe? Cantiano, provincia di Pesaro Urbino. Ah, ma che alluvione avete avuto lì? 15 settembre è stata molto, molto, molto. È indelebile nella mia memoria. Christian dice: ma è il ragazzo che parla con i cavalli? Sì, esatto, sì. Deve essere, Grazie, guarda. Cristiano. Guarda, io ti devo dire che ho avuto a che fare con un cavallo solo una volta. Ho fatto una corsa per beneficenza su un sulky all'ippodromo di Bologna e devo dirti che è stata un'emozione incredibile. Perché? Perché avere un cavallo lì davanti con una potenza incredibile, senti proprio la potenza di questo animale, capito? È qualcosa di pazzesco. Senti come. No, guarda. È qualcosa di meraviglioso, ma tu cavalchi a galoppo, giusto, vai? Beh, Red, allora sì, io sono un istruttore di equitazione, ma sono anche un allevatore e presidente dell'Associazione Nazionale Cavallo del Catria, che è l'unica razza autoctona della regione Marche. E quindi stiamo facendo grandi cose, grazie anche alla regione Marche, grazie a tutto il consiglio regionale, insomma. Ma Maria Grazia scrive: c'è chi ha il coraggio di mangiarli. Non più. Fortunatamente. Ci stiamo ritagliando una gran fetta di mercato nell'equiturismo. I nostri cavalli sono adatti a tutti i tipi di cavaliere. E quindi oggi ho riniziato dopo il 15 settembre, non avevo muto, io ho 40 cavalli Red, quindi per me è molto difficoltoso anche muoverli, quelli da passeggiata adatti a tutti, no? Dai principianti ai più esperti. Oggi ho riniziato e i cavalli hanno risposto stupendamente. Sono stanco ma felice. Ok, guarda che stai facendo un lavoro prezioso perché io credo che la pet therapy, compreso il cavallo, sia importantissima per gli esseri umani. Cioè, capire Esatto. l'importanza, quello che ti dà un animale, capisci una enormità di cose e quindi questo è importante. Guardate, ti dico un aneddoto della mia vita. Il primo corso che ho fatto è equitazione per diversamente abili, perché ero incuriosito dalla sindrome di autismo. Alcuni dicono che io sono un po' autistico, quindi me ne vanto. Che ben venga la sensibilità e l'amore per il mondo, per la natura, ben vengano. Io ho una fattoria didattica dove facciamo pet therapy con i cavalli, vedi anche Vincenzo Panella. Bene, bene Vincenzo, vogliamo prendere anche con il cavallo del Catra, che è nostro adatto a tutti, anche questo tipo
di mercato. Mercato è una parola brutta. Questo tipo di aiuto. In Inghilterra, mi pare, se non sbaglio, sia illegale mangiare i cavalli. In Inghilterra, io Red, devi sapere che io vengo da... Cioè, il mio babbo non voleva che facessi questo mestiere. La mia famiglia è nata nel 1800 e ha allevato sempre cavalli, ma il mio babbo non voleva che facessi questo mestiere di allevatore. E ora capisco, dopo che se n'è andato 13 anni fa, grazie a babbo e a mamma, naturalmente, ma... Ho vissuto 5 anni in Inghilterra, io lavoravo nei nei casinò, quindi facevo il croupier. Quindi l'Inghilterra la conosco molto bene. So la stima, la relazione che hanno gli inglesi per il cavallo e me la porto sempre nel cuore. Quindi per me ecco, l'Inghilterra Marina, è la seconda parte. Marina Madreperla, che è un'artista di strada di Milano, dice: ha un sorriso radioso, uno sguardo dolcissimo, che anima meravigliosa. Ok, grazie. Ma oggi me l'hanno dato i cavalli. Allora ti ringrazio, Giuseppe. Buona vita, ok? Grazie. Ciao. Red, ti voglio bene, grazie. Grazie, mamma mia ragazzi, sarebbe bello andare a ritrovare tutti questi, vedere le vite che fanno, invece di andare sempre a intervistare le star. Ultimamente mi sto appassionando a intervistare le persone normali che hanno delle esperienze, qualcosa da raccontare. Anche stasera i collegamenti che faccio stasera sono tutti così. Valentina, pronto? Valentina? Niente, via Valentina. Ciao Red, mi senti? Io non ti sento. Eccoci, eccomi qua. Scusa, ma che titolo è Alla ricerca dell'Hi-Fi? Cos'è La ricerca dell'Hi-Fi? Sì, esatto. Perché sono un grandissimo appassionato di Hi-Fi. Ah, ah. Per quello. Senti, ma no, cos'è? No, sono che... un grande appassionato di... Ma che impianto hai? Ho un impianto che ho preso dal tuo caro amico Lega, ma noi ci eravamo sentiti verso il periodo del 2020, se non ti ricordi male. Non so se ti ricordi, mi chiamo Lorenzo comunque. Ah, ciao Lorenzo. Sono di Bagnacavallo. Ah, Bagnacavallo, beh, allora sei vicino a Faenza, quindi... ma che impianto hai, oltre ad averlo preso da Lega, che impianto hai? Beh, allora, partiamo dalla sorgente, guarda, te lo voglio far vedere. Bravo. Non so se si riesce a vedere qua con la telecamera. Quello è un Technics, Technics 1200. Sì? Il 1200 MK2. Poi l'amplificatore è un Cambridge Audio. Sì. Dovrebbe essere un 50 watt per canale. Poi le casse sono delle Coacoustics, che sono qui, queste qui. Sì. Poi abbiamo lo streamer di rete, adesso non so se si riesce a vedere, che è della Marantz, di rete della Marantz, con anche il lettore CD incorporato. E poi c'è il lettore di musicassette che... Era quello che avevi tastato nel video un bel paio di anni fa. Ah. Diciamolo così, comunque. Ascolta una cosa, ma che disco, dimmi il disco che ti piace di più, che suoni più spesso. Che suono più spesso? Sì. Sicuramente quello ultimamente sono i dischi di Lucio Battisti. In particolare Il mio canto libero. Ah, bello, bello. Allora, che differenza c'è tra ascoltare la musica in vinile e ascoltarla liquida, cioè su Spotify, su queste piattaforme? Beh, a parte quello che dicono tutti, che è una questione di fedeltà, per me è proprio anche una questione di rispetto verso l'artista. Cioè che un artista ci mette tanto impegno per fare magari un disco, un long playing. Vedi ad esempio, adesso io faccio un esempio, io non li ascolto, però faccio un esempio tipo i Maneskin.
che hanno ultimamente creato queste hit che sono uscite anni fa e poi hanno assemblato un album e ci hanno messo un tot di tempo, come anche magari gli artisti che hanno fatto dei grandissimi capolavori, tipo ad esempio, prendiamo il classico dei classici, Dark Side of the Moon, ci ha voluto il suo tempo per farlo. E a me sinceramente mi sembra una mancanza di rispetto ascoltarlo su Spotify che si skippa. Cioè, se una traccia non mi piace, la skippo, chi se ne frega. Io, anche se una traccia non mi piace, me l'ascolto tutta dall'inizio alla fine. Perché è proprio una questione di rispetto, in un certo senso, per me. Allora, ti dirò di più, mettiti, spostati un po', ti dirò di più, non è solo una questione di rispetto, è una questione anche di scoprire qualcosa che al limite magari non ti piaceva. Cioè, ti faccio un esempio, quando io comprai il primo disco da un mio amico Maurizio, il disco dei Cream, che lui ce l'aveva doppio perché l'aveva comprato per regalarlo, ce l'aveva già suo cugino, e quindi me l'ha dato a un buon prezzo, quindi dice fai un affare, costa 3.500, te lo do 1.800. Io l'ho comprato, sono arrivato a casa, io ascoltavo, che ne so, al massimo arrivavo ai Beatles. Metto su e ascolto questa roba qui con Eric Clapton, con Ginger Baker, Jack Bruce, il primo ascolto, dico, ma cos'è sta roba qui? Però cavolo, l'ho pagato e allora ho continuato ad ascoltarlo. Quel disco mi ha cambiato la vita, da lì sono passato a Jimmy Hendrix, Tarelle, Zeppe, tutto il resto, Doors. Non avrei mai, se io avessi avuto lo skip e fosse stato gratis, avrei skippato e non avrei scoperto quel mondo fantastico, quella musica fantastica. Quindi il fatto di dire, anche perché ricordati che i dischi che ti piacciono immediatamente, dopo un po' ti fanno cagare, mentre quelli che all'inizio dici, ma cos'è sta roba? Cioè quelli di facile ascolto. Esatto, dopodiché, capito? Quindi, cosa c'è? Cosa mi fai vedere? Guarda, ti faccio proprio un esempio lampante per un disco che è considerato un grandissimo capolavoro della storia della musica popolare, che è questo qui, dei Sì. Sound dei Beach Boys, che è un disco molto, anche quando uscì era un disco molto strano, infatti viene ricordato anche come il disco che ha segnato la svolta, proprio, questo è proprio segna l'inizio del stop con i singoli e iniziamo a fare degli album. Io non l'avevo capito al primo ascolto, l'avevo accantonato. Poi a un certo punto mi ero appassionato perché c'avevo un mio amico, anche lui era grandissimo appassionato dei Beach Boys, mi disse: ma prova a guardarti il film inerente a Brian Wilson. O addirittura mi ero guardato il documentario della realizzazione del disco e me lo sono riascoltato e mi è piaciuto, cioè ho rivalutato un casino questo disco qui. Esatto, ok, ti ringrazio bimbo, Ah, grazie, volevo dimmi. solo dirti una cosa che ti porto solo indietro di 30 anni, no, 40 anni, scusami, perché venerdì si fa l'anniversario di questo grandissimo disco che voglio ricordare. E ti faccio il confronto con The Final No, ce li Cut. hai tutti e due. No, perché io feci la recensione. Fra l'altro, quando io recensii quel disco, non sapevo che la foto di copertina era mia. La foto di copertina di Vasco Rossi, quel volto lì, la scattai io. Sì, io recensii su Tutti i Frutti per la prima volta. Fu la prima volta che un disco, perché devi sapere che una volta nelle riviste specializzate, Rockstar, eccetera, i dischi italiani erano censiti in fondo. Prima c'era anche il disco più schifoso straniero, veniva prima dei dischi italiani. Io rivoluzionai tutto mettendo in apertura la recensione di Vasco Rossi con Bollicino insieme a Final Cut, dicendo che qui nasceva un artista che nasceva rock italiano e con questo disco schifoso, non mi piaceva, finivano i Pink Floyd e fu uno scandalo allora per i puristi dei critici, ma io non sono critico. Ti ringrazio di questo ricordo, sei molto informato. Ciao bambino, ciao, ciao, ciao Massimiliano. No, sì. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Dunque, leggiamo un po' di messaggi e poi faccio entrare qualcun altro. Cosa mi dici del lettino di BioVital? Hai notizie in più? Sì, l'ho già filmato, però piano piano ho tantissimi video da montare e filmare, eccetera. La famiglia reale inglese alleva molti cavalli, vabbè. Allora, ho visto il cavallo della polizia inglese scappare davanti a degli scontri, poverini, vabbè, stanno ancora parlando di cavalli, sono molto indietro, ragazzi. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Lui era Lorenzo. Devi comprare il microfono da Lega.
Esatto, perché il microfono ti scrocchiava, Lorenzo, quindi scrocchiava un po' il microfono. Ci sono tante persone che hanno tanto bello da dire, faresti interviste stupende, vite normali ma straordinarie, è vero. Che impianto fighissimo. Ma ragazzi, ma è ora di cominciare a investire anche nell'hi-fi, non solo nel telefonino, cambiare il telefonino dell'ultima generazione, eccetera. Allora, andiamo. Oh, Gil Scott Heron, Pieces of a Man. A me di Gil Scott Heron mi piace The Revolution Will Not Be Televised. Mamma mia. C'è un contatto di Giuseppe dei Cavalli? Non lo so, se sta vedendo Giuseppe dei Cavalli potrebbe scrivere qui e dicendo questo è il mio contatto. Quindi andiamo avanti. Gran bella persona, eccetera, eccetera. Allora, la musica va pagata, esatto. Andiamo avanti ancora. Una persona stupenda, sensibile, chiedi se ascolti Genesi, stai creando una grande bella famiglia. Coincidenza, c'hai dei cavalli nell'avatar, cioè degli animali, non so se sono perché lo vedo piccolo. Io, allora, ragazzi, non state a criticare, criticate in gruppo quello che si mette col culo nudo e le tette fuori. Allora, la differenza tra supporti questa, di Brian Wilson, quell'album dei Beach Boys è spettacolare, esatto. Viva Roger Waters. Piaceva anche Paul McCartney questo disco. Dovete sapere che c'è un brano, dovete cercare Vegetable Fruit, credo, dei Beach Boys, vi do una chicca, dove però è solo su un disco, è la versione acustica dei Beach Boys, dove si sente scrunch, scrunch, ed è Paul McCartney che era in sala di registrazione e mangiava un sedano. Lo hanno registrato e l'hanno messo in loop, scrunch. Scrunch, ed è Paul McCartney, quindi Paul McCartney ha partecipato a un disco dei Beach Boys. Allora, così ho conosciuto Jimi Hendrix e Santana. Complimenti per tutto quello che fai nelle tue dirette e interviste. Ho ricevuto dalle tue dirette molte risposte al cammino che da 3 anni sto intraprendendo. Maria Pia, bene, ottimo. Vieni a intervistare mio figlio, batte il ferro a martello e si costruisce strumenti di metallo. Grande, sì, ma non posso andare a intervistare, già ricevo migliaia di mail. Hai ragione, la diretta con Biancani, con Maurizio Biancani, devo fare la diretta con Maurizio Biancani, porca di quella puttana, bisogna che me la fissi e basta ragazzi, cioè devo fissarmela, aspetta Biancani, vediamo se mi risponde Maurizio. Oh, Biancani, intanto Biancani. Ok, Maurizio Biancani, sentiamo se mi risponde. Maurizio Biancani è il tecnico, uno dei tecnici più bravi d'Italia, quello che fa tantissimi dischi, tra cui Vasco Rossi, eccetera, lavora alla Phonoprint pensate che fu il... Red! Allora, sono in diretta, Maurizio, c'è uno che mi dice, Red, ricordati che devi fare una registrazione con Maurizio Biancani. Addirittura. Beh, non posso che dire che mi fa piacere, primo perché riusciamo a rifare un programma assieme e secondo perché ho un unico estimatore che però adesso dovrò almeno conoscere. No, 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 sì, ti conoscono. Poi quando facciamo il programma. Senti, lo dobbiamo fissare, ok? Entro Va aprile bene. lo dobbiamo fare. Ci scegliamo la sera e poi dopo vieni lì e ci ascoltiamo dei dischi. Tu porti alcuni dischi che hai. Alcuni, perché quanti dischi hai fatto te? Ah, no, ho calcolato che ne ho fatti più di tra i 4 e i 500, però non mi ricordo più. Senti, facciamo una cosa, comincia a mettere da parte i dischi che hai fatto più famosi e i dischi che qualche disco che hai fatto che non è famoso ma di cui sei molto soddisfatto. Esatto, sì, quelli ai quali tengo particolarmente, anche se non hanno fatto particolare fortuna. Ok, allora, comincia a preparare che ci sentiamo in questi giorni e definiamo la data, va Va bene? bene, d'accordo, ci sto. Ciao, ciao. Ciao, Ressa. Maurizio Biancani, ragazzi. Fra l'altro, lui era cappellone allora, adesso lui è quello a cui io andai per fare la prima cassetta del mio Red Ronnie's Bazaar. La mixammo insieme. Andai lì con le registrazioni che avevo fatto con Luer da Reading, dal Festival Pop di Reading, dove c'era Patti Smith, c'era gli Spirit, eccetera. E lui intervenne sul suono. Allora non c'erano gli strumenti che ci sono oggi per migliorarlo. E difatti la registrazione è strepitosa della prima cassetta di Red Ronnie's Bazaar, la mia prima. Credo
credo che ci sia anche quella, se non c'è la faccio mettere su redroni.tv, ok? Il 20 aprile il primo vinile che ho comprato a 30 anni non avevo nemmeno un giradischi. Era l'album Get a Grip degli Aerosmith. Bevi Biovital, arrivo col Biovital. Stai facendo un lavoro meraviglioso, parlare con persone, ascoltarle è una cosa bellissima, grazie. No, Red, The Final Cut è un album bello, intenso, curato nei dettagli. Ma vatti a ascoltare Interstellar Overdrive, vatti a ascoltare Shades Full of Secrets, vatti a ascoltare il primo disco di Piper's Gate of Dawn, Amma Gamma e vabbè. Allora, comunque non discuto, sei andato al barbiere, io sono andato dalla betta che mi ha rappato qui, mi hanno detto che sembro Woodstock, la Giovanna Giovannini ha detto che sembro Woodstock, l'uccellino di Charlie Brown e di Linus. Allora, andiamo avanti. Che figata l'interazione col tuo pubblico, bellissima. Ah, ecco, Giuseppe Travagliati, è lui, ecco lui. Allora, volevate sapere come interagire? Eccolo qui, Giuseppe Travagliati è quello che c'ha i cavalli. Quindi, Giuseppe Travagliati, chi vuole interagire con lui? L'uomo che parla con i cavalli. E adesso, vediamo un po'. Luca. Luca. Giuseppe Travagliati, chi vuole interagire con lui? L'uomo che parla con i Luca, non devi cavalli. ascoltare. E adesso, vediamo un po'. Luca, Ecco. Luca. No, sei in ritardo, Luca. Tu devi ascoltare Ti sento in ritardo. lo so perché non ascolti dal coso. Adesso ti butto giù e poi rientri. Allora ti spiego, Luca, così adesso mi senti, quando mi sentirai. Che è successo? Allora, adesso senti quello che ti dico, Luca. Quando entrate, non fate come Luca che ascoltava dalla trasmissione, ma dovete ascoltare dall'audio del programma con cui siete entrati, perché ascoltate in tempo reale, ok? Altrimenti io continuo a dire Luca, 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 lui si vede e non capisce perché sente in ritardo, perché voi ascoltate in ritardo. Quindi, eccolo qua, Luca. Ecco, Ciao Red. adesso va meglio, vedi? Guarda che inquadratura Sì, da ora va schifo che bene. fai. Fatti un'inquadratura migliore. Ecco così. Tra l'altro sono videomaker, quindi. Eh sì, ma allora mi sa che non dirlo perché ti fai una brutta pubblicità con questa Ok. inquadratura. Ascolta Luca, di dove sei? Della Sardegna. Ma dove la Sardegna? Carbonia. Oh, Carboni, è nel sud della Sardegna. Sì. Bene, ma vedo degli oggetti tipici della Sardegna in quella Sì. scaffalatura alla tua sinistra. C'è un Esatto. piatto, ci sono dei cesti, eh? Cosa mi racconti, Luca? Perché sei entrato in contatto? Non lo so, mi stavo, non lo so, ero curioso, così, Ma volevo provare a vedere se riuscivo a entrare. Ah, ok. Senti, ma Luca, cosa fai tu nella vita? Hai detto Sono videomaker? videomaker, Cosa vuol sì. dire videomaker? Cosa fai? Intanto vedi, videomaker sei tagliato a metà. Dovresti metterti in Sì, mezzo. Vedi, ecco. sono un paradosso, in effetti. Sì, guarda, è tagliato. Ascolta, ma cosa vuol dire videomaker in che senso? Allora, mi occupo principalmente di montaggio video, però in questo periodo sto anche producendo dei piccoli video musicali. Ho capito, ma montaggio video di Montaggio video dipende dalla commissione, di solito mi occupo sempre di musica, faccio reels, faccio, non so, sketch, qualsiasi cosa mi viene commissionato, insomma. Sì, ma c'è stato qualche video tuo, Luca, che è diventato virale? Sì, tipo qualche anno fa ho filmato il mio cane mentre tenevo in mano un crocifisso e ringhiava, e io facevo finta di esorcizzarlo, è stato molto divertente. E dove l'hai pubblicato? L'ho pubblicato su Facebook. Sul tuo Mi Facebook. pare sia arrivato fino al Brasile, ha fatto qualcosa come 1 milione di visualizzazioni. Eh beh, certo, perché vi abitano anche
vi abituano a fare dei video sensazionali, cioè il sensazionalismo, sì. la normalità non funziona più, e questo poi porta anche molti a fare video rischiosi, esatto, dove perdono anche la vita, e questa è la cosa brutta, sì. Capito? Ma ero molto giovane, Red, quindi vabbè. Perdonato. Ma quanti anni hai adesso? 28. Ma sei sposato, sei fidanzato? Sono fidanzato da circa 4 anni. Ah, e cosa aspetti a convivere o sposare? A sposarmi, mannaggia. Mi dai tu la benedizione? Ma no, ma chi è? Come si chiama? Si chiama Letizia. Allora, Letizia, cioè, scusa, a 28 anni è il momento giusto? È il momento, cioè, sì. Anche per fare un bambino, dovete fare un bambino, ragazzi. Ascolta, Re, ti faccio un'ultimissima ti faccio una domanda. Sì. Volevo chiederti come fare a convincere mio fratello dell'esistenza degli extraterrestri. Lui è un fisico, è un dottorando in fisica, niente, non ce la faccio. Ma tu fregatene, tanto fra un po' li vedrà, e quindi tu fottitene. Cioè tu, il suo problema è che ha studiato, e studia, esatto, su dei libri dove gli dicono allora, i libri, vedi, sono una roba deleteria, quella non è istruzione, quella è indottrinamento. Se un libro ti dice che la Germania è in Africa, e tu vai all'università, dai l'esame di geografia e dici: dov'è la Germania? È in Africa, bravo, 10 lode. Non potrai mai convincerlo che non è vero che la Germania è in Africa, ma è in Europa, perché lui l'ha studiato. Sì, ma guarda, infatti non ne parlo nemmeno più. Però si guarda le tue live, quando le metto, le guardiamo assieme. Vabbè, ma dov'è lui? È lì adesso lui, vero? Sì, è lì davanti, però mi fa il cenno tipo: non ti azzardare. Però tu da bastardo sei un videomaker, potresti girare il video e inquadrarlo. No, in teoria potrei, sì. Ma in teoria, eccolo lì, guarda. Ciao. Giusto, 2 secondi. Vedi, digli, lo so che è un genio, però appunto perché è un genio, la genialità ce l'ha dentro di lui, cioè non è come te che fai il videomaker e ti tagli continuamente la faccia anche quando ti metto da solo, hai capito? Ma scusa, mettiti nei miei panni, comunque una live così, non sapevo nemmeno che venissi pescato tra i tanti. Sì, ma qui c'è un casino, rientrano, saltano, c'è tutto, c'è una ressa pazzesca. Ok, ti saluto, digli comunque che Pier Giorgio Caria, che è sardo, li ha visti gli UFO, e come, hai capito? Poi digli, guarda, c'è anche la notizia su Dagospia. Vai su Dagospia o vai da altre parti, c'è questa top model che ha filmato un UFO dall'aereo. Da qualche parte ce l'ho, quasi quasi vado a cercarmelo e ve lo faccio vedere. C'è questa qui, dall'aereo, ha filmato un UFO. Fammi vedere se lo trovo. Allora, no, non lo trovo, chissà dov'è. Tankman, 30 anni, niente. Non lo trovo. Comunque ti ripeto che insomma c'è li vedono tutti ormai, quindi insomma va bene, ok, va bene, ciao bambino, ti ringrazio. Ciao. Grazie Luca, a te. Bellissima questa storia qui del fratello. Allora si chiama Pachino. Cosa stai facendo? Stai pulendo il tavolo? No, però. No, davvero? Ciao! Ma come cazzo sei messo? Ma che bello! Cioè, scusa, stavo passando, sì, la cucina, via, appena finito di cenare. Ho capito, Pachino, però tu devi ascoltarmi non dal televisore. Devi ascoltarmi da dove sei entrato. Spegni il televisore. Devi ascoltarmi da dove sei entrato. Spegni il televisore. Ecco, vediamo se adesso mi ascolta. Mi ascolti adesso? Mi senti? Mi senti? Ciao, mi senti? Non ti sento. E come non mi senti? Ma che non ti sento? Ah, non lo so perché non mi senti. No.
Vabbè, Pacchino, prova di sentirmi, ok? Mi Oh, senti, porca miseria. Pacchino? Porca miseria. Allora, oh, guardate, è bellissimo, c'è il televisore là e si vede. Prova a rientrare, Pacchino. Pacchino, prova a rientrare se ci riesci. Allora, io sento lui, ma lui non sente me. Oh, Red, sembra Help. Quando tornavo a scuola non me ne perdevo una puntata. Non studiavi molto, eh? Era bella Help, cavolo, ragazzi. Infatti, quando mi dissero che Roxy Bar è il programma dei punti, dico no, il programma mio più bello è Help. Perché? Perché avevi lo spazio, il tempo per parlare, hai capito? Maria Ivana, ti sei mutata, hai tolto il video mentre ti mettevo dentro. Vabbè, insomma, andiamo avanti. L'hai visto il filmato della Top Model? Sì, esatto. Vedo ippopotami volare, guai chi mi dice che sono bugiardo. Franco delle Stelle, questo Franco delle Stelle. Ma allora, vediamo un po'. Maria Ivana, pronto? Mi senti? Ciao, Ma ciao. mi Sì, ti senti? sento. Ah, ma dove sei? Sì, ti sento. Dove In sei? camera da letto. Ma dove sei? In Lo so. camera da letto, Red. Sì, ma ho capito, ma in quale città? Sortino, E dov'è? Siracusa, in provincia di Ah, Siracusa. Sortino. Mamma, pensa che domani sera a We Have Dream mi collegherò con un paese, adesso non mi ricordo più come si chiama il paese, però boh, Amanda Vitale abita in un paese lì vicino, ma non so qual è. Va bene, dai. Allora, ok, Ok. cosa mi racconti, bimba? Allora, io vi Dunque. seguo te, seguo Alberto Ferrarini e credo di avere una chiamata verso di voi. Ah. Sì, Sì, perché però bimba, la chiamata, faccio schifo con la telecamera. sì, basta che stai ferma e ti inquadri, scusate, Ok. vedi che sei tutta da un lato, mettiti al centro. Sì, Come a mai che hai, questa. ecco, Ciù. beh, al centro, vedi? Ok. E lascia fermo. Al centro vuol dire che la tua faccia deve essere in centro. Ok, non riesco. Come non riesci? Aspetta. Quello, lui è videomaker, ma io proprio faccio schifo. Sì. Ok, Ok, dai. senti, ma perché c'hai quel Ok. rosario lì dietro? E questo ce l'ho da quando mi sono sposata. Ah. Ed è un regalo antichissimo che mia mamma ha ricevuto da amici della Puglia. E io me lo sono portato dietro come la mia più grande fede in Dio, nell'amore, ed è un simbolo della mia famiglia. Ma sei ancora sposata? Sì. Innamorata di tuo marito? Sì. Bene. Avete dei bambini? Un bambino, Vincenzo, ha 9 anni, io l'ho avuto a 40, a 2 è diventato autistico, in forma grave, non parla, però è la mia, come dire, apertura, verso la consapevolezza della mia missione in questo mondo. E qual è la tua missione? Amare, avere fede, combattere. Non arrendermi mai. Sì, ti do un'altra missione, sembra banale, ma imparare a usare il telefonino per fare un'inquadratura decente. C'ho sta iPad che. Ok, non riesco a capire dove è la telecamera. Oh, ok, La telecamera perfetto. è un buchetto nero che è da Sì, una parte laterale piccolo. dell'iPad. Brava, vedi che adesso l'hai imparato, vedi? Ok, Ok? sto fermo, Che ok. cosa fai? Che lavoro fai nella vita? No, non lavoro, mi occupo di mio figlio ormai, però diciamo che le mie basi sono artistiche. Cioè? Allora, io ho studiato, ho fatto la scuola d'arte, mi sono specializzata ai beni culturali, ho fatto la restauratrice di mobili,
ho fatto la profumiera e adesso faccio la mamma a tempo pieno. Dopo aver avuto delle vicissitudini di salute un po' pesanti, perché mi ero ammalata di un tumore, e quindi insomma, e diciamo che ho avuto una vita, ho una vita piena di tante cose. Ok, ok. Allora senti, magari ci vediamo in futuro. Tu nel frattempo esercitati con l'iPad. Sì. Ok. Va bene, ti saluto. Ok, grazie. Ciao, Red. Una ciao, grande, ciao. Buona vita. Ciao. Caro. Ciao, ciao. Grazie. Grazie ciao. Maria Ivana, ciao. Allora, Amanda Vitale vive a Maletto, hai ragione, vive a Maletto in provincia di Catania, ma io l'ho incontrata a Siracusa quando facevamo Fiat Music a Siracusa. Franco delle Stelle, bimba, avrà almeno 60 anni, non è vero che avrà 60 anni, e poi dopo ricordati che noi dentro siamo tutti bimbi, e quindi, e poi per me sono tutte bimbe, perché quindi ce la faremo, credere, obbedire. Ale, Red, organizza un corso, ma io provo di fare un corso, però purtroppo glielo devo fare online quando sbagliano online, quindi questa... la telecamera si sposta da sola, quel telefono è vivo. Ciao Red, cosa ne pensi di quello che dice Malanga, Lux, abduzione, rapimenti, anima, grazie? Non lo so, ognuno pensa quello che vuole, io non esprimo giudizi. Anche io faccio arte, ma non pago in questo mondo, conviene fare l'impiegato statale. Red chiama Alberto Ferrini, che con i numeri scopre tutto, anche quando moriremo forse, no. Però pubblicherò dei video di Ferrarini prossimamente. Allora, adesso vediamo un po' qui chi possiamo avere. Dunque, c'era Pacchino, ma è andato via di nuovo. Allora, vediamo un po' di togliere qui. Ecco qui. Angelo 1978. Angelo Pizzo, come stai? Molto bene, grazie. Volevo farti la rassegna di un concerto che ho visto. Ho visto il concerto di Steve Vai. Ed è stata una cosa meravigliosa, perché è stato un grandissimo artista, uno show magnifico, e soprattutto sono entrato nel backstage. No! Sì, è stata una cosa magnifica, ti giuro, non ho mai visto una cosa... Ma l'hai conosciuto, l'hai salutato? Ma certamente, sì. Quello che volevo raccontarvi prima, che mi è scappato il messaggio, prima ancora che potessi raccontarti di cosa volevo parlarti. Poi ho sentito di quello che diceva, che parlavano delle carni sintetiche, ho detto, what? No. Io, se uno mi dice di mangiare certa roba, io da quel momento inizio direttamente a diventare un esperto di verdure, di cultura vegana, ma la roba sintetica non esiste proprio, perché già l'idea di mangiare una cosa sintetica non va bene. Lo diceva già Battiato nell'album Come un cammello in una grondaia. Lo diceva anche lì. Cioè, hai tanti Angelo, ma hai tanti fan tu, grande Angelo, ricordo il precedente Open Mic, grande Angelo, ti voglio bene, gobbato, cavolo, bello, grande Angelo, piacere di vederti. Grazie mille. Ma tu suoni la chitarra, perché tu nel tuo avatar c'hai te con una chitarra in mano, eh? Sì, è la Les Paul Standard del 2013, l'unica chitarra in Italia firmata da tutti i Pooh, soprattutto da Stefano Dorazio, che purtroppo è andato nell'altra dimensione, un uomo che reputo di una cultura immensa, e penso che noi siamo fatti dalle persone che abbiamo conosciuto. Se noi abbiamo conosciuto persone che ci hanno solo dato bene. Certo. Angelo, una domanda, ma tu lavori, fai un lavoro o no? Lavoro sempre in un biscottificio, un inserimento lavorativo dell'URL, praticamente
i ragazzi che hanno un'invalidità civile li mettono tipo a fare una specie di tirocinio, che ma in realtà è proprio un lavoro in piena regola, né di più e né di meno. Ascolta, una domanda, Angelo, sì. Angelo, ma tu l'invalidità ce l'hai dalla nascita? Sì, sì, ho un leggero autismo, però mi ha dato l'opportunità di scrivere anche dei brani, che con un maestro di musica ho scritto dei brani, e questo ha lasciato a bocca aperta tanta gente che non pensava che fosse possibile. Sì, ma tu questa tua invalidità l'hai accettata o ti sei contrapposto? Non l'ho mai accettata, perché accettare una cosa è come accettare un limite. Per me un limite non deve esistere. Se uno vuole fare qualcosa, lo deve ottenere. Pererini lo diceva su un video, diceva: se uno dice non mi posso permettere di fare una cosa, non vuol dire che non può farla, vuol dire che se non sarà oggi, sarà tra un anno, ma però alla fine ci deve riuscire, non bloccare perché uno gli dice non ce la farei mai. Non ci stiamo scherzando. La vita, uno deve dirsi, io ce la faccio, come ho detto, come mi sono detto, aspetta che provo a collegarmi con Red Ronin. Ho detto, ce la faccio. Salta una volta, due volte, tre volte, ma alla fine sono qua. Alla fine ci sono tantissime persone che io stimo, che ho visto nelle tue dirette, ho sentito musicisti, ho sentito cantanti, una roba che io reputo i migliori in assoluto. Perché oramai la cosiddetta scatola chiamata televisione per me è utile solo per vedere YouTube o magari qualche serie su Netflix, ma per il resto trasmettono una cosa che non ha senso. Non ha senso che un TG regionale non parli nemmeno di una delle due date italiane di un tour mondiale come quello di Steve Vice, che è definito uno tra i chitarristi più veloci in assoluto. Sì, ma sì, guarda Angelo, 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 io l'ho conosciuto Steve Vai perché lui è venuto a Dorno, che è il paese natale di Lodola, e gli hanno dato la cittadinanza onoraria, poi ha fatto il concerto alla sera, e l'ho portato, e ho un reportage ancora inedito perché non ho tempo di montarlo, l'ho portato a vedere la casa in campagna dove vivevano i suoi nonni. È bellissima quella cosa, poi l'ho intervistato e probabilmente verrà a Bologna, credo anche da Stanzani e Tomasoni, farà un concerto. Va bene, senti Angelo, ci sono tantissime, fa bene al cuore questo ragazzo, grande Angelo, il nostro Forrest Gump, sei un tesoro, un abbraccio grandissimo Angelo, sei speciale, poi dopo grande Angelo eccetera, sei forte davvero, troppo un grande. Non ha limiti, lo dimostra, è valido, non invalido. Che bell'insegnamento, grazie Angelo, grande Angelo. Insomma, fallo suonare anche una nota a questo ragazzo Angelo. Ma adesso non c'ha la chitarra, non c'ha la chitarra attaccata, c'ha la chitarra attaccata Angelo? Allora fai una roba Angelo, Allora, fai una roba, Angelo. Tu adesso ti prepari, io ti lascio in linea, prepara che mi suoni qualcosa, ok? Io vado da qualcun altro, però tu nel frattempo ti prepari, ok? Va bene? Va bene. Ok. Preparati che mi collego di nuovo con te, stai lì. Intanto qui noi abbiamo Franca. Ciao, Franca. Ciao, Red. Ciao. Come sono stai? Col pigiamino, sono nella camera da letto e c'ho anche il rosario, come la signora di prima. Ah, sei quella che ha scritto che eri lì col tuo bambino in camera da letto? Col pigiamino? No, perché c'è... io sono qui col cane in camera da letto. Ah, no, perché c'è una che mi ha scritto, non posso entrare, vorrei entrare, ma sono qui col mio bambino, col pigiamino, non so, però ho visto un messaggio che ho visto. Di dove sei tu, bimba? Di Forlì, a Sud Forlì. Beh, ma Burdè, beh, Furlè, beh, ma le romagnole, ragazzi, eh. E cosa fai nella vita, bimba? Guarda.
guarda, io ho lavorato tutto il giorno, io faccio l'ambulante. Tra l'altro ci siamo già sentiti un'altra volta, ti ho anche tirato su delle carte perché ho le ganchi tarocchi, vabbè. Faccio l'ambulante, oggi ero Santa Sofia e col mio furgone a vendere le mie cose. Sono tornata a casa, cos'erano le 8, ho Ma mangiato, mi scusa, sono messa a letto, ho detto, ma no, ma dai, ma ok. vuoi che ci parlo con Red? Invece guarda, siamo qua. Ma scusa Angela, ma tu, Franca. cosa? No, no, Franca, sì. Tu che cosa vendi? Io vendo abbigliamento da donna, foulard, mercato, io faccio i mercati e certe volte le fiere. E oggi è una fiera, tutto il giorno, quindi mi sento ancora, mi sono ripresa da poco, ho detto magari mi addormento, e invece sono sveglia qui e ti sto ascoltando, quindi è Ma bello. riesci a campare bene o c'è meno gente che compra, Anime? Un momento un po', sì, è il mio lavoro, è solo che sai, lo Stato... Prima di tutto, poi vabbè, c'è stato il problema, problemi vari inerenti a pandemia, eccetera. E poi a me che non volevo farmi sieri vari, mi hanno fatto multe, eccetera. Comunque ho resistito, sono qua e va bene così. Amo il mio lavoro, mi piace tanto, io mi diverto. Per me il mercato è la vita. Io sto bene nelle piazze e mi diverto tantissimo. Allora, Marina E mi Madreperla sento tantissimo per una come chiede te. se ci fai vedere il Vabbè. cagnolino. Ci fai vedere il cagnolino? Aspetta, aspetta. Nani, amore, quello è Chris. Eccolo, il mio top, Ma scusa, ma questo cagnolino qui come fai quando vai a lavorare? me lo porto dietro sempre, oggi era con me. Ah sì? Ma lui sta buono lì accucciato? Lo tengo legato, ma lui sta praticamente a 1,5 metri di corda, lui sta davanti a me, si diverte, guarda i cani che passano, però lo tengo legato, perché sennò è piccolo e salta addosso ai cani grandi. Sì, vabbè, ma facciamo così anche la Holly. Loro non si rendono conto che sono in un corpo piccolo. No, per niente, per niente. Però lui è, io l'ho preso e lo tengo con me sempre. Lo lascio raramente a casa solo quando è freddo. Lo amo e sta con me. Ha già 12 anni e mezzo, grande. Ecco, vedi, Giove Pluvio scrive: anche io facevo mercatini, è stata una batosta in quel periodo. Fortuna che ho un e-commerce. Come hai fatto in quel periodo in cui non potevate fare i mercatini niente? Come hai vissuto? Ho avuto dei problemi e i soldi li avevo quasi finiti e ho tenuto botta. Io ho le ganchi tarocchi, voglio dire, qualche cosa viene anche da lì, è una cosa che amo, anche quella. Però il mio lavoro principale, cioè quello che mi dà, cioè, ho fatto quello che hanno fatto tutti, sono andata avanti, ho soldi zero, ma ce l'ho fatta lo stesso. Ok. Allora ti saluto. Ciao, ciao, ciao Franca. Grazie, Red, un bacione. Ciao, ciao. Bellissimo. Si incontrano delle persone, è bello entrare nelle case delle persone. Allora, anch'io facevo mercatini, eccetera. Allora, vediamo un po' se Angelo è pronto. Angelo, sei pronto a farci ascoltare qualcosa? No, non ti. Ah, aspetta, Angelo, t'ho mutato io. Ecco, vai, Angelo, dimmi. Sto accordando un attimino perché l'Espol firmata la famosa l'Espol firmata dai Beatles. Bella quella lì. Dai Pooh. Questa è firmata dai Pooh. Guarda. Oh, vedo che dietro hai una scritta che era stata resa famosa da Woody Guthrie: This machine kills Sì. fascists. Questa macchina uccide i fascisti. Il potere della Sì, musica. ma però preferisco essere in modo che sia di pace. Senti una cosa, Angelo, hai bisogno ancora di accordarla? Mi collego fra un po', devi accordarla? Secondo mi serve, Allora, tra un secondo. guarda, stai lì, io vado da Ozzy. Eccoti qua, ciao. Ciao Red, come andiamo? Bene, di dove sei tu? Io mi so veneto, nel senso che sono nato a Vicenza, però mamma trevigiana e padre rovigotto. Senti, ma dove sei adesso che sei fuori all'aperto? Parato è un'inquadratura perfetta. Sì. Guarda, ho trovato qua, sono a Canazei, in Val di Fassa, perché sono venuto a salutare gli amici e chiudere un po' la stagione qua, che si chiude l'inverno. Ero in Valle d'Aosta la scorsa settimana.
Ma con scusa, altri amici. Top, ma scusa, sì. Cosa vuol dire chiudere la stagione? Mi spieghi cosa vuol dire chiudere la stagione? Allora, finisce l'inverno, chiudono gli impianti, chiudono gli hotel, si riposano, si ripara tutto il materiale in montagna, hai capito? E si preparano poi per la stagione estiva, i montanari. Ah, sì, ho capito, ma tu che lavoro fai? Io faccio un non lavoro temporaneamente, it's a temporary job, anche se mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, però è una roba che sto studiando, te la dirò più avanti perché è un lavoro molto facile, però per adesso mi dà la libertà che mi serve, ok? Come sempre io non ho mai cercato lavoro, è sempre il lavoro che trovo a me, perché sai com'è? Conosco un sacco di persone girando, stando in giro e quindi il lavoro arriva perché la gente dice io voglio uno come te che mi fa questo, quell'altro. Ho cambiato tanti settori in 50 anni. Ma scusa un attimo, a parte il fatto che ti hai il microfonino che prende contro la zip del giubbotto arancione e quindi fa casino, quindi devi tenere il microfonino più su. Ma come? No, il microfonino tiro distante dalla zip, più importante è quello. Ma come fai ad avere un'inquadratura così bella? Ma è un treppiede, come ci hai messo? No, sono appoggiato a un cartello qua dell'ultimo bar del paese che sta per chiudere e c'è una lucetta qua sopra e ci ho appoggiato il telefonino. Ma scusa, ma quell'edificio alle spalle azzurro che hai, rotondo, cos'è? Quello lì mi pare sia la famiglia cooperativa, vedi? Ho capito. E lì c'è il torrente di Canazei. Io sono venuto a sciare a Canazei con i Simply Red. Ma dai, che grande! Sì, con i Simply Red venimo a dove loro sciavano senza tuta, senza niente, cioè era una roba. Sì. Negli anni '80 si sciava con i jeans, esatto. E una giacchetta o che way al massimo. Vabbè, c'era poca gente in montagna. Mi hai incuriosito su qual è il tuo lavoro, però me lo dirai un'altra volta se torni a collegarti. Sì, okay? Assolutamente, io ho. Sono a tua disposizione perché ti sostengo un sacco. Per dirti, oggi ho trovato un ragazzo che parlavamo un po' di libri, di cosa ti piace leggere, qua e là. E ha 21 anni questo qua e parlavamo della Prima Guerra Mondiale. E gli ho detto, guarda, il libro da leggere della Prima Guerra Mondiale è Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Ok, che è un libro che è uscito nel 1939 per la prima volta a Parigi ed è stato pubblicato in italiano per la prima volta nel 1964, ok, ed è stato reso disponibile. Lì c'è la vera storia della Prima Guerra Mondiale. E poi parlando qua e là mi fa, poi ho anche letto tutta la Bibbia, fa, ma consiglio solo di leggerla, mi ha detto, perché poi parlavamo di credo e robe varie e lui ha detto vai avanti. ok, ti saluto, ma ti chiami Ozzi? No, Ozzi è quella, è la mummia di Similaun che hanno trovato su in Val Venosta, in Val Senales. Allora, siccome io sono un po' esploratore sempre della vita, ho messo M come Max Massimiliano e Ozzi perché è un po' montanaro, insomma. Allora saluto questa mummia montanara che sta a Canazei. Ciao Massimiliano. Grazie mille, Red. Ciao. A tutti. Ciao. Che bello. Ecco qui. Allora, vediamo un attimo come messo Angelo, sei pronto? Hai accordato la chitarra, Angelo? Perfettamente, sì. Allora, facci sentire qua, cosa ci fai ascoltare? Che brano ci fai ascoltare? Mi piace, io sono un amante di Bob Dylan, Max Never's Door. Ma scusa Angelo, ma tu non hai un brano tuo? Sì, ma però ho un piccolo problema, ho lo stesso problema che aveva De André, non mi ricordo mai quello che scrive. Non mi ricordo mai un testo, proprio è la memoria che io dovevo i testi davanti, anche se digito il numero di telefono.
Vabbè, vabbè. Allora facciamo una roba, Angelo. Suonami un pezzettino piccolo, perché io voglio che tu ti prepari un'altra volta e voglio sentire un brano tuo. Non me ne frega niente di Bob Dylan a me. Mi interessano i brani tuoi. Va bene. Ok? Certamente, sì. Ok, fammi un pezzettino di chitarra, così. Fammi sentire questa Fender. Iniziamo di sotto nel 1000. Questo è un altro preciso, no? Ma sì. È un po' proprio il discorso motore, che era un tentativo di fare Smoke in the Water di Deep Purple. L'ho sentito, però tu non ti preoccupare, tu prepari un brano tuo, la prossima volta che facciamo un open mic mi fai un brano tuo, ok? Va bene? Ciao Angelo, ti abbraccio forte, ciao. Angelo, fra l'altro aveva anche il microfono che gracchiava. Allora, grazie Sandro, 20, super sticker. Character dancing under rain of confetti and talking his hat off to say you are amazing. Grazie, grazie Sandro. Thanks, you are amazing too. Allora, grande Sandro, a Red non piace Dylan. No, non è quello, è che preferisco ascoltare brani propri. Io sono contro le cover, però vabbè, insomma, è questa. Allora, lui è Angelo Dal Pizzol, fra un po' lo vedrete che scrive, se lo volete contattare. Lui è, sì, è una Gibson, so che è una Gibson, era quella che aveva poi, fra l'altro, Eric Clapton. La fantastica Roberta Giallo, ma pensa a te, c'hanno dei, mamma mia. Bello, d'ora in poi quando mi chiederanno che lavoro faccio, disoccupata da 17 anni, dice Cristina, dirò che faccio l'esplorazione. Bello, beh, va bene. Allora, grazie Angelo. Bene, allora, sì, lo so che è una Gibson, Gianni, ok? Voi raccontarmi, cioè io ho avuto questa Fender, la vedi questa Fender qui, che c'è in mano questo artista qui? È stato 2 anni in casa mia, so la differenza tra la Fender e la Gibson, però va bene così, lo so che è una Les Paul, ragazzi, ma vabbè. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. Oh, Francesca e Valerio, eccoci qua. Allora? Ciao Red! Ciao! Di dove siete? Di Viterbo, siamo noi quelli col bambino di un anno. Ah! Ha un bambino. E dov'è il bambino di un anno? Faccio vedere? Sì, sì. Eccolo che dorme, eccolo. Pensa quando un giorno gli farai vedere questa registrazione. Lui piccolino. Che cosa fate? Sì. Bella Viterbo, una città antica, ci sono venuto. Molto bello. Diciamo, originario di Viterbo è un mio amico che si chiama Alessandro Usai, che è molto, molto in gamba. E poi venivo in un paese del vicino, si chiama Corchiano, perché c'era uno che facevamo delle cene lì. Allora, senti un po', cosa fate nella vita voi due? Io faccio la parrucchiera, un negozio. Ah. Io ho schede elettroniche. Cosa fai? Schede elettroniche. E cosa sono le scale elettroniche? No, schede, apparecchiature elettroniche. Schede elettriche per satelliti, queste cose qua. Come per satelliti? Cazzo, ma è una roba importante, eh? Abbastanza. Senti, ma dove stiamo andando con la tecnologia, Valerio? Un po' troppo oltre. Eh? Ci siamo fatti un po' secondo me un po' troppo oltre, ci siamo fatti prendere un po' troppo la mano. Poi adesso c'è l'intelligenza artificiale, che è un bel casino anche. Più che altro dipende come viene sfruttata. Lo so, viene fatto.
Sì, ma sta tranquillo che la usano in maniera sbagliata, come tutte le cose. Anche l'atomo non doveva farcene. Sicuramente. Purtroppo, sai, diciamo che una parte dell'essere umano è veramente malvagio, malvagio. E come mai che vi collegate con queste dirette? Cosa ci trovate in queste dirette? Ma l'appuntamento fisso lunedì. Noi ti seguiamo sempre, sempre, sempre. Bello vedere, cioè, gente che ragiona in modo diverso, comunque sia opinioni diverse, che possono essere anche diverse da come la pensiamo noi o simili, però confrontarsi con nuovi modi di pensare. Io non mangio più carne da quando ti seguo. E beh, si vede anche dal volto, eh. Guarda che ricordati che i volti, no, i volti di persone che non mangiano carne sono molto più luminosi e freschi. È vero, io poi era una cosa che pensavo di fare da tempo e pensavo che non mi sarebbe mai riuscita, invece non ho assolutamente la mancanza, anzi. Però a me sa che Valerio mangia ancora carne. Si vede la barba? Lui ha diminuito, ma ancora sì. Io e Piano mia piano. madre no, anche mia madre mi segue in tutto, non mangia più la carne, ci siamo comprate. Dov'è? Ah, guarda. Eccolo. Sì, Ah, il simbolo, il 369 di Alberto Ferrarini. Sì, vedi, quando Valerio smetterà di mangiare del tutto carne, si taglierà la barba. Voi ridete, ma vedrete che accadrà. Dovete, molto probabile. dovete sapere, e io sono un esperto di questo, perché noi usiamo tanti metodi per nasconderci un po'. Io tutti gli anni 80, ad esempio, avevo gli occhiali scuri e anche la barba è un modo per nasconderci un po'. Quindi quando Valerio troverà la via giusta, che saprà che è nel giusto, si taglierà la barba, anche perché acquisterà un po' di anni, adesso detto fra di noi, quell'inizio di barbetta bianca lì, hai capito? Cioè, mi fai molto pastore del Supramonte, quindi, Un po' lo so, dai. ok. Ciao ragazzi, vi Ci abbraccio vediamo a forte. Rimini. Ci vediamo a Rimini, eh? Ah, venite a Rimini il 10 di giugno all'Home Collettivo. Sì. Fantastico. Portiamo anche il bambino. Ok, allora venite a salutarmi, tanto lì staremo tutti insieme. Va bene? Ciao, Va ciao bene. Francesca, ciao Ciao, buona Valerio, serata. ciao, ciao. Ciao Red. Ciao. Ciao. Allora, fantastico, fantastico. Allora, eccoci qua. Sì, perché il 10 di giugno ci sarà. Tra l'altro ne stanno parlando tutti, ci hanno dato già tre bagni. Credo che sarà una cosa molto bella. Il 10 di giugno ci sarà un Home Collettivo a Rimini e quindi molto bene, molto bene. Oh, ragazzi, le schede sono. Basta dare un audio disattivo. Ho iniziato il mio nuovo tragitto da qualche anno, anche io. Ha iniziato un nuovo tragitto, Sandro. Sandro, tutti quelli che sono in linea col cambiamento hanno iniziato nuovi tragitti. Complimenti. Io sto usando intelligenza artificiale per imparare l'inglese. Va bene. Poi, che bellissima persona è Angelo, ma mi siamo molto indietro. Oh, c'è Antonello Brunetti, chissà se è già a Londra o se è ancora qui. La cosa divertente è che stanno facendo un casino, ma il bimbo non si sveglia. Evidentemente Marco è quel bimbo abituato perché mi sembravano due abbastanza, capito? Abbastanza che gli piace molto. Noi siamo 4 mesi che non mangiamo più carne, ma la barba non me la taglio. Matteo, arriverà il giorno in cui sentirà l'esigenza di essere pulito. È un fatto, arriverà, non ti preoccupare. Vedi, questo qui, barba per sempre, va bene, va bene. Il segreto della vita è fare del bene al massimo che ti vuol bene. Saperli vuole il bene e rispetto per tutti. Ma è un rito questo, se il male se ne accorge siamo capo. Non se ne accorge, non può farci niente il male. Il male contro l'amore perde sempre. Io ho la barba bianca e lunga come Leonardo da Vinci. Ah, stava, ti chiami Franco delle Stelle, quindi. Marco, sì, ha un sonno di sasso.
Allora, anch'io ho fatto un po' di interviste ad amici contattisti e fratelli di luce. Per ora fermo in seguito a un incidente, però ti seguo sempre tutti i tuoi ospiti. Grazie. Sarò a Rimini anch'io. Ci vediamo Rimini, Sandro. Allora, andiamo avanti un po'. Red, sono in Calabria ancora per un giorno. Saluti anche dalla mia mamma che oggi compie gli anni. Allora, buon compleanno, mamma. Mamma, hai un bambino stupendo, perché per te è sempre il tuo bambino, lo so perché anche per me le mie figlie sono sempre le mie bimbe, quindi Angelo è un bambino stupendo per te. Complimenti, buon compleanno. Betty dice, carini, mio marito è qui di fianco a me che dorme. Va bene. Allora, magari taglio la barba anch'io quando torno. Bravo Fabio, bravo. Bravo Fabio. Allora, vediamo un po'. Chi c'è? Abbiamo... Aspetta, cos'è questo? Cristina, ciao Cristina. Certo Ciao, mi senti? Perfetto. che ti sento. Ma di dove sei, Ah, Cristina? anch'io come la ragazza di prima, è 2 anni e mezzo che sono diventata vegetariana, ma dopo che seguivo te per un bel po' di tempo, ecco, quindi a goccia le cose entrano e Senti Cristina, aiutano. ma di dove sei tu? Io sono di Milano, ma vivo in provincia di Monza e Brianza, a Tu sei Lissone. di Lugano? Sì, io sono di Milano, sì. Ah, Milano. Ah, Vivo ok. in provincia di Monza e Brianza. Ma scusa, Cristina, ma cosa sono quei scatoloni che hai alle spalle? È un casino, c'ho un casino di roba, però ti faccio vedere anche il mio cane. Il gatto non so che fine abbia fatto. Da qualche parte sarà, boh. Ma come mai che hai un casino di Sono un po' roba? una casinista io, capito? Sono un po'. Eccolo il gatto, eccolo, vedi? Ah, eccolo Casa lì. mia è un po' un casino, ma ce la faremo a sistemare. No, volevo dire, meno male che oggi Ferrarini non lavora e tu sì, perché io da quando poi ho iniziato a seguire anche Ferrarini, lunedì sera ci sono le dirette, sai, del gruppo e quindi a te ti devo vedere in ritardo, insomma, il giorno dopo. Ho visto che c'hai la maglia, Visto? Eh sì, aiuta, aiuta, tutto aiuta nella vita, quindi. Ma E cosa poi fai? volevo dirti, meno male che ci sei anche tu, perché sono iscritta anche alla scuola di numerologia e tu metti una riga, un filo, fai andare un po' sulla strada, Alberto, che sennò andrebbe un Senti, po' di qua e un po' di là, no? Quello che gli viene fuori da dire dice, no? Invece meno male che ci ascolta. sei tu. Ascolta Cristina, voglio sapere una cosa, ma io sono arrivato a montare il 20° capitolo, ma voi quanti ne avete già visti? Quanti ve ne hanno pubblicati? Allora, 5, io però sto praticamente rivedendo lo stesso perché far entrare le cose e ricordarsi gli abbinamenti, i numeri, i chakra, le pietre, sto andando un po' a rilento, ecco, però. Comunque dovrebbero pubblicarne già degli altri adesso, eh? Sì, però sono convinta che sinceramente, sì, mi è arrivata una mail che hanno pubblicato altri video, però io vado un po' a rilento purtroppo perché Vabbè, ho difficoltà a imparare, insomma, quindi ma far cosa entrare le cose nella testa e farle scendere, farle rimanere dentro ma cosa fai nella vita tu, ci vuole Cristina? forse un po' più di tempo degli altri, però non Sì, ma abbiamo no, fretta. non avere fretta. Cosa fai nella vita, Cristina? Sono la famosa disoccupata da 17 anni. Ah, quella che hai scritto che sei disoccupata di 7 anni e d'ora in poi dirai allora che fai l'esploratrice. Sì, faccio l'esploratrice perché Ma appunto scusa, seguo la numerologia, seguo Cristina, te, ho capito, ma di che seguo cosa vivi? Serenella d'Ercole, seguo un sacco di Sì, persone. fermati, fermati, ma di che cosa vivi? Allora, meno male che mia mamma mi aveva lasciato un qualche cosina che però sta quasi per finire, quindi io confido nell'universo, però mi sto anche dando da fare, insomma, anche perché insomma ho un po' di patologie, un po' di difficoltà, quindi non posso fare tante cose e quindi troverò un lavoro adatto che potrò fare da seduta piuttosto che comunque
confido nell'universo, dai, io mi do da fare a imparare, a cercare, prima o poi la strada giusta la troverò. Ok, ti abbraccio Cristina. Ciao, Grazie, ti magari voglio qualche bene, volta Red. anch'io. Ciao a Ciao Cristina. tutti. Ciao, Ciao. ciao. Che belle persone che ci sono in giro, eh? Red, ti saluto mia figlia Ilea. Ciao Ilea. Allora, ritornando al calendario giuliano, siamo fottuti, non sappiamo più distinguere il tempo dallo spazio. Allora, pensa, oggi ho montato un video, guarda caso, con Alberto Ferrarini, che parla del calendario gregoriano, che ha sostituito il calendario giuliano e dice che è stato un rito satanico, ma non vi anticipo nulla perché lo pubblicherò prossimamente. Allora, pensa alla coincidenza, fra l'altro. Chiunque si può collegare. Ho iniziato un nuovo tragitto anch'io, scrive Katia. Ne ho iniziato diversi da circa 2 o 3 anni. Ho iniziato yoga fantastico, seguo Alberto Sferrarini. Alberto Marco Ferrarini colpisce ancora, non è Marco, è Alberto Ferrarini. Caspita, ma tutti conoscono Alberto. Allora, poi dopo vediamo un po'. La diretta Ferrarini, non mollare Cristina, ok? Mi chiedo com'è possibile, vedendo queste meraviglie di italiani, essere gestita da persone che di indole italiana non hanno neppure una briciola. Lo so, ci sono anche. Va bene, sto zitto, va. Ci vediamo il 10 giugno, Noel. Ci vediamo il 10 giugno a Rimini, ma quanti sarete il 10 giugno a Rimini? Allora, ma non dici nulla della Peach Francesca Michelin. Senti, mi hai fracassato i coglioni, in senso positivo, dolce, chiedendomi cosa ne pensi di Francesca Michelin. Io non dico cosa ne penso delle persone, ok? Io ti posso raccontare di fatti che sono accaduti. Quando la prima volta che lo fosse a Sanremo, io ero in seduto e lei mi è venuta e mi ha salutato a Red Ronico. Ciao Francesca. E mi è sembrata una ragazza che mi ha detto che aveva capito qual era la sua missione, poi non l'ho più incontrata perché il management ha impedito, non me l'ha mai mandata, non me l'ha mai incontrata, ma io sono una persona che incontra gente, e vabbè, ok. Allora, ciao MitoConnect, come si fa a contattarti? Qui, entra qui dentro, ad esempio adesso noi entriamo e chi è questo? Vediamo un po'. Alessio Trentini. Ciao Alessio. Ciao, ciao, come va? Buona Bene, serata a tutti. dove sei Alessio? Sono di Trento e faccio l'atleta. Cioè, cosa vuol dire fare atleta? Perché atleta è un termine. Sono atleta di pattinaggio su ghiaccio e faccio quello, diciamo. Porca vacca. Ma ti sei mai fatto male? Perché io pattinare sul ghiaccio si cade, Ma sì, si cade ogni tanto, ma non ci si fa niente. eh? Ma cosa vuol dire che fai atleta pattinare? Vuol dire che fai quelle gare di velocità, eh? Sì, ho fatto le Olimpiadi l'anno scorso. Sì, Ma sì, do sì. A dove erano le Olimpiadi l'anno scorso? Pechino. Ah, e com'è Pechino? Ma questa è una bella domanda, perché sono state le Olimpiadi del Covid. E quindi di Pechino non abbiamo visto niente, perciò noi vedevamo Villaggio Olimpico e tragitto alla pista e basta. E com'è andata? Come sono andate le gare? Va bene, bene, devo dire, cioè per me era un grande traguardo già arrivare alle Olimpiadi, però diciamo la gara in sé è stata un po' particolare, però dai, resto bene. Comunque, volevo dirti grazie per quello che stai facendo, perché è sempre bello seguirti, seguire le dirette, seguire gli ospiti che intervisti. E grazie a te ho conosciuto anche BEC, con i quali ho collaborato. Ah, bello. Mi hanno pure fatto da sponsor, avevo sulla tuta da gara avevo il loro logo. Ecco, è stato tutto un giro molto, Beh, ma molto sai, i bello. prodotti BC, ho pubblicato ieri, credo, il Frigola, sto pubblicando le clip. I prodotti BC sono prodotti strepitosi, sono qualcosa di. Sono oli essenziali. Poi, fra l'altro, per voi atleti, lo Strongful vi toglie l'acido Sì, lattico. è pauroso, è pauroso. E poi per le contusioni c'è il balsamo BC, che è pazzesco, eh.
Cioè, se Io hai non uno uso stock. più, cioè, sai, non si può dire il nome perché, vabbè, però non uso più quell'altra crema che si usa, dai. Esatto. Sì. No, no, Ma davvero, davvero bello. guarda, io mi ricordo una volta, no? La Nazionale dei Cantanti usava i prodotti della BC. Allora c'erano due scuole di pensiero, no? C'era chi diceva sono fantastici, c'era chi diceva ma cosa sono sta roba qui? Allora hanno avuto un incidente contemporaneamente e Eros Ramazzotti e Raff. E allora Ramazzotti Eros ha messo il ghiaccio, no? E Raff c'era Guerino che gli ha fatto il massaggio con lo stronfo e ha messo sopra il balsamo. Notare che Ramazzotti è molto più forte di Raff è un po' più deboluccio, anche se è molto bravo a giocare a pallone. E allora, dopo un po', si è visto che Eros aveva il ginocchio gonfio e Raff era già di nuovo lì che giocava. Allora ho detto, un momento, adesso voglio anch'io queste cose qui. Perché? Pensate l'assurdo, ok? Quando uno ha un infortunio, cioè uno si fa male a un ginocchio, si fa male a una storta, gli mettono il ghiaccio. Cosa fa il ghiaccio? Il ghiaccio impedisce la circolazione del sangue. Ma perché il sangue diventa molto particolare in quel punto perché deve guarire. Il sangue arriva per guarire. Se tu gli metti il ghiaccio, impedisce al sangue di andare a guarire. Quindi è una roba pazzesca. Ma anche i miei compagni, anche i miei compagni di squadra, uguale all'inizio dicevano: ma come metti qua, là, che cos'è questa roba, chissà, questo odore così intenso? E tu, guarda, prova, dimmi cosa, come ti senti. Ma è una bomba sta cosa, cos'è, cos'è, qua e là, tutti che erano interessati. Beh. Ok, senti Alessio, ma tu continui a gareggiare e fai altre gare? Adesso come adesso no, sono in pausa. Adesso c'è la stagione estiva dove ci alleniamo e ecco. E in più anche studio psicologia e mi piacerebbe, diciamo, in un futuro aiutare gli atleti che hanno difficoltà a raggiungere certi risultati o comunque anche loro stessi, o non lo so. Vabbè, ma guarda che tu c'hai degli occhi belli e poi usando. Se poi sei anche vegetariano è ancora un altro plus. Credo che Quella è è ancora quello. dura, È Ned, è ancora dura. in Trentino, è dura, è in Trentino. Sì. Però dai, io dico che quando finisco attività ci posso pensare. Grande cagata. Perché? Lo so, però non è. La carne fa malissimo ai muscoli, per esempio. Lo so, ma infatti carne cerco di faccio già più dalle altre fonti. Vabbè, dai, vediamo. Va bene, ok, ti ringrazio. Saluto Alessio Trentini, campione Grazie di pattinaggio sul ghiaccio. Ciao Alessio. mille. E Grazie, testimonial ciao della BEC, dei prodotti BEC. Ciao, ciao. ciao. Ciao, buona serata a tutti. Allora, per avere a che fare con i prodotti BC, a parte che nella mia pagina YouTube ho appena pubblicato un video sul Frigola, però a parte quello, c'è la pagina BEC Bologna Empoli Como, Linetta almeno, non underscore, natura.com. E comunque digitate su YouTube Red Ronnie e BEC e c'è la descrizione di tutti i prodotti della BEC. Allora, andiamo avanti. L'empatia è in te un dono. Grazie, esalto. Il calendario giuliano è quello seguito dalla Chiesa ortodossa russa. Tra una settimana per loro sarà Pasqua. Vedi? Ecco perché il calendario giuliano, eccetera. Non siamo più nell'era dei pesci, ma dell'acquario. Non so come è entrato questo. A Rimini vengo in bicicletta, non facciamo troppo tardi. Parisian Sparkle. Red, hai letto la notizia? Sì, ho visto la notizia della fotomodella ho visto anche il video del. Allora, hai ragione Red, barba tagliata, entrato nel terzo anno senza più carne né latte e latticini, tagliata al sesto mese, veg, grazie Red, vedi Alessandro, vedi la dimostrazione che, insomma, vabbè. E devo dire che quando io usavo gli occhiali scuri, no? Berlusconi mi disse. Berlusconi era il mio editore, non era ancora il politico, mi disse: lei deve togliere gli occhiali scuri. Io ho detto, dottore,
Lei comunicherebbe molto di più con occhiali trasparenti. E dico, dottore, sì, se vuole le porto la valanga di lettere che ricevo. Bene, se si toglie gli occhiali scuri e li mette trasparenti, riceverà il doppio. Aveva ragione Berlusconi, tanto per cambiare. C'aveva ragione in quel momento. Allora, andiamo avanti. Ah, questo è il link a cui collegarsi. Ah. Devi fare un'intervista con Sgarbi. Ho sentito Vittorio, ho detto, perché non facciamo un programma insieme? Allora, ma ragazzi, allora, io, Melissa, io ti voglio un sacco di bene, ma perché mi comunicate qui dentro delle notizie negative? Hai visto il Dalai Lama, il bacio col bimbo? Ma sono cose brutte. Non parliamo di cose brutte, a parte che in tanti lo stanno già scrivendo, quindi no. Vorrà esserci il 10 giugno, Maria Stella Ines, perché per la nascita di un'anima indaco, mio amico volato nell'altra dimensione, la nascita di un'anima indaco. Ah, vedi, anima indaco, bello, bello, mi piace. Prodotti BC presi. Avevo anche visto il post dell'atleta che è in diretta. Bello. Allora, Ferrarini è quel signore che parla di numeri, sì, non solo di numeri, però va bene, capito? Quello dell'acido lattico vado a vederlo sempre. Io ho usato per i piccoli problemi, nemica dei cagali. Esatto, lo stronful, esatto. Anarchy, fammi entrare, fammi salire. Non posso farti salire, Anarchy. Se tu riesci a entrare, io non è questo che io ti faccio salire. Se ti vedo, ti faccio salire, ma altrimenti no. Allora, Red, è stato bellissimo l'esperimento al vivo al teatro di Budio. Silver Q, sarà da ripetere in futuro. Mi hanno detto che tanta gente è rimasta fuori. Sì, lo so. I prodotti su cui stanno parlando Red e Alessio li trovate sul sito www.becnatura.com. Esatto. Andiamo avanti al volo. I pattinatori sul ghiaccio pattinano sempre con una compagna molto attraente. Anche tu, no. Quella è la danza artistica, lui fa le gare, sono quelli che devono, partono tutti e c'è chi arriva primo, è un'altra cosa. Allora, adesso invece da te dovrebbe aiutare i nerd, come me che non riesco a trovare la motivazione necessaria per staccarsi dal monitor e fare ginnastica. La Monica, Monica, anch'io, sono così Monica, porca vacca, bcnatura.com. Allora, ricordo a Help quando facesti usare il primo internet alle scolaresche ospiti, una volta facesti vedere a un ragazzo il sito dei Metallica, io pensai, chi cavolo sono sti qui? Vabbè. Allora, comunque la cosa più bella è stata quella di quando venne in studio Enzo Iacchetti, no? A Help. E allora io ci avevo la chat in diretta e c'era grande Enzo, grande Red, grande Enzo, vai Yak! Allora dico, ehi, ti fanno i complimenti. Dice, ma chi mi fa i complimenti? Sono quelli, dico, vedi? Lui dice, ma chi è che scrive? Sono qui? Dico, no, sono da tutta Italia. Come da tutta Italia? Sì, ciao Enzo, sono di Perugia. Enzo, grande, siamo in Sicilia. Ma come? Ma mi stai prendendo in giro? Cosa vuol dire quella cosa? Dico, Enzo, sono collegati da casa col computer, questa è una chat. Cos'è la chat? Cioè lui non ci credeva. Anche dopo è stato lì che voleva capire. Che cavolo è quella roba lì? Vabbè. Allora, ciao Red, vedere tutte queste belle persone in diretta, una cosa che è in atto. Quelli che vorrebbero digitalizzare tutto e tutti hanno perso. Grazie, universo. Va bene. Allora, Red parla dei due libri. Andrea Puluzzi, che Morena ti ha regalato il monaco che amava i gatti e il villaggio dei monaci senza tempo. Leggerli fa bene allo spirito e sveglia le coscienze. Un abbraccio, grazie dalla magica Tenerife. Andrea, io vorrei trovare i libri, cioè avere il tempo. Tra l'altro, Andrea, ecco un altro Andrea. Lui ci chiama Andrea. Chi sei, Andrea? Andrea, stai ascoltando il programma, non il computer, devi ascoltare il computer, Andrea. Mi senti? Sì, ti sento, però tu devi spegnere il programma e ascoltare Ah, me. ok. Ok. Di dove sei, Mi Andrea? senti, Red? Sì, certo che ti sento. Tu mi senti? No. Io ti Allora, sento benissimo. no, no, allora, Andrea, ti lascio lì, vado da Mario.
E ti dico, Andrea, aspetta che do un messaggio a Andrea che mi vede in ritardo. Andrea, tu non mi devi ascoltare con la trasmissione, ma mi devi ascoltare con il programma col quale ti sei collegato, perché la trasmissione mi arriva in ritardo, quindi non posso aspettare 20 secondi che tu mi ascolti la domanda e mi rispondi, hai capito? Ok, veniamo a Mario. Ciao Mario. Ciao Red, ciao. Di dove sei, Mario? Allora, io sono di Udine, Friuli. Però ci siamo scritti ogni tanto perché sono con mia moglie a Sheffield a lavorare. A Sheffield? Ah, che ti ho detto che a Sheffield c'è un tempo di merda. Esatto, esattamente. No, io rimasi colpito perché da Sheffield viene Eric Bardol, che ho conosciuto, siamo diventati un po' amici. L'ho intervistato per Eric Bardol, quello degli Animal, di House of the Rising Sun. Sì. E allora mi ricordo che una volta gli dissi: Ma come mai ti sei trasferito in California? Ok, eravamo a pranzo in Sardegna, peraltro. E lui mi dice: io vivevo a Sheffield. Allora, dovete sapere che a Sheffield non c'è mai il sole. Io lavoravo in fabbrica. Una volta è venuto fuori il sole, siamo usciti dalla fabbrica per vedere il sole. Arrivo in California, c'è il sole, in più c'è l'LSD, c'erano gli acidi. Pom! Mi sono sparato una pillola, ho visto i colori e chi ci torna più a Sheffield? Ma come fai a vivere a Sheffield, cazzo? Guarda, negli ultimi 2-3 anni è cambiato, col cambiamento climatico c'è il sole anche lì. Ha fatto anche molto caldo d'estate. Ma tu più di dove l'Inghilterra di una volta. Ma tu di dove sei originario? Di Udine, Friuli. Ah, beh, eri già nel nord, dai. Eri già sì, nel ero nord. Abituato, ero abituato. Ma cosa fai? Cosa fate lì a Sheffield? Allora, io lavoro come, si chiama Business Improvement Manager, quindi aiuto l'azienda a lavorare meglio, a efficientare i processi, a produrre meno rifiuti, meno scarti, lavora anche in modo più sicuro per i lavoratori, eccetera. Quindi, quindi tu sei un freelance? Cioè lavori per varie aziende o solo per un'azienda? No, lavoro, potrei fare il freelance, ma in realtà vengo assunto da un'azienda sola al momento. Ah, e cosa fa questa tua, cosa fa questa azienda tua? Allora, produciamo forni e componenti per il settore automotive, quindi camper, roulotte, cose così. Ah. È un lavoro cui puoi lavorare in tutti i settori comunque, quindi ho girato varie aziende, vari settori diversi. Ah. E mia moglie Alessandra invece insegna italiano agli inglesi. Ma perché? Ci sono degli inglesi che vogliono imparare italiano? Sì, molti. E perché? Ce lo siamo chiesti anche noi, ma alla fine è una delle lingue più richieste, perché lavorano con ditte italiane, perché... ma ascolta... Ma chiedi a tua moglie, è più difficile per noi imparare l'inglese o per gli inglesi imparare l'italiano? Beh, assolutamente per gli inglesi parlare italiano, perché non sono abituati a imparare altre lingue, visto che hanno una lingua è vero. Con cui vanno dappertutto. Esatto, esatto. E poi esatto. L'italiano è particolarmente difficile. Ma come mai che seguite queste dirette che faccio io? Guarda, volevamo ringraziarti Red, veramente di cuore, perché siamo rimasti bloccati a Sheffield col Covid, senza rivedere più i familiari, e la tua diretta ci ha tenuto tanta compagnia, ci ha dato forza, coraggio di resistere e anche di trovare persone che la pensano diversamente, e ci troviamo tanto bene con te a seguirti nei tuoi consigli, anche nel tuo modo di fare, in questa tua linea coerente che hai sempre seguito da sempre, ci piace tantissimo. Quindi... Scusa Mario, com'era la situazione in Inghilterra? Era come qui così o era un po' più libera? Era un po' più libera, non ci sono state tutte queste restrizioni con certificazioni da esibire, multe, eccetera. Quindi, e si è sempre rimarcato il fatto che anche stare un po' nell'ambiente, nella natura, fare sport, sia importante, quindi quello non è mai stato vietato. Ci è andata un po' meglio, mi sa. Sì, vi è andata decisamente meglio. Invece la Brexit cosa ha cambiato? Tu hai la cittadinanza inglese o... No, quella italiana. E quindi cosa ha cambiato con la Brexit? La Brexit è, come dicono, un grave disastro per l'Inghilterra o no?
Secondo me sì, come tutte le decisioni miopi prese senza larghe vedute, è una decisione basata sulla paura dello straniero, dell'immigrato, è una decisione sbagliata che adesso loro si stanno rendendo conto che è stato un grave errore, una manovra politica basata sul populismo del momento e forse loro non si aspettavano che vincesse la Brexit, ma adesso io vedo dal punto di vista delle aziende hanno grosse difficoltà a reperire materie prime, costano di più, hanno grossi problemi doganali, comincia a mancare personale, dottori, veterinari, insegnanti che una prima venivano dall'Europa e non vengono più, non c'è più ricambio, non hanno le risorse, c'è molto lavoro in Inghilterra, ma cominciano a non avere più risorse per reggere il ritmo come prima, quindi per me è un bel disastro. Secondo me anche politiche di integrazione tra paesi diversi, di scambi culturali, sono molto più efficaci. Ha vinto la paura un'altra volta, è stato un altro errore, come spesso Ok, Mario, si insegna. ti saluto, grazie per questo. Dai un bacio a tua Grazie, Red. moglie, ok? Grazie, grazie, Ma è lì tua grazie moglie? ancora. Ma è lì tua moglie? È di là, ma non vuol farsi inquadrare. Volevo lanciare un ultimo messaggio, siccome sono ingegnere, no? Questa contrapposizione tra ingegneria, fisica, lauree extraterrestri va superata, non è un conflitto tra due opposti, la presenza di extraterrestri è un ulteriore sviluppo per chi ha già studiato per approfondire una conoscenza, quello che noi sappiamo è meno dell'1%, no? Della Ma realtà. Mario, vedi, il problema della scienza è che la scienza è in continuo cambiamento, altrimenti noi saremmo ancora a credere, che ne so, che ad esempio la medicina bisogna farla con le sanguisughe o con i salassi, ok? È un continuo cambiamento, quindi pensare che la scienza sia un dogma è l'esatto contrario di ciò che è la scienza. La scienza è curiosità continua e mettersi continuamente in discussione. Questa è la scienza. Quindi Esatto. ti abbraccio, Un abbraccio. Come ti si chiama tua moglie? Alessandra, la prossima volta parla lei. Alessandra, e fatti È vedere, cavolo, che timida, è cavolo, timida. ma timido, basta venire a fare Ma ciao, non devi cadere chissà che cosa, eh? Vabbè, dai, prossima un volta, next time. abbraccio, Ciao, grazie ciao, Fred. ciao, ciao Mario, Ciao. ciao. Allora, Massimo Clementi dice: Marco Fara, Gianni Bersanetti, prodotti PC, ottimi, ho comprato frigola, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, fantastici. Il gatto è sul tavolo, prima lezione di italiano. No, veramente il contrario, eh? The cat is on the table, è la prima lezione di inglese, non di italiano. Allora, l'italiano è l'unica lingua sul pianeta che si legge come si scrive. La dislessia in Italia è rara. Un italiano è semplice e facilissimo da imparare. Non credo mica sia facile l'italiano, sai? Per gli spagnoli è facile l'italiano, per gli inglesi no, per gli inglesi tedeschi no, non è una lingua facile. Allora, andiamo avanti veloci, anche la Brexit non si racconta la verità, ma è bello perché entriamo nelle case e vediamo la realtà, i poteri inglesi governano l'Unione Europea e quindi non possono essere schiavi, eccetera, eccetera. Allora, pronta Namidawi Waka Wakanda. Pronta a che cosa? Namidawi Wakanda. Infatti la scienza è un metodo non dogma, se no è un'altra cosa. Esatto. Allora, vediamo un po' chi c'è adesso. A proposito di scienza, cosa vuol dire scienza e coscienza? Cos'è sta scienza e coscienza? Intanto ciao Red, ciao a tutti gli amici collegati, un attimo che stacco l'audio, ormai ho capito forse come si fa. Ok, Sì, cos'è? ora dovrebbe andare bene. Sì, cos'è scienza coscienza? Scusa, eh. Allora, Scienza Coscienza è un piccolo micro progetto di editoria che porto avanti di editoria online, diciamo, è un sito in cui cerchiamo di diffondere io con degli amici, è una cosa amatoriale. Senza scopo di lucro, dove cerchiamo di diffondere informazione libera e indipendente con i nostri poveri mezzi, diciamo. Il sito di riferimento è appunto scienzacoscienza.com,
Invece io sono Andrea, sono di Catania e sono collegato dalla provincia di Catania. Provincia di Catania, dove? A Cireale. Ah, Cireale, ah. Mamma mia, io quando vengo lì, vabbè, io sono venuto lì, poi a me piace, io andavo a Milo dove c'era Battiato, che è sulle Beh, montagne. sì. Anche Dalla mi pare aveva una casa, no? Da vicino Sì, Lucio a Dalla, sì. quelle parti. Sì, Lucio ma Dalla. visto, sì, però mi interessa, cosa fate voi di scienza coscienza? Cioè, in che senso? Cosa amplificate? Che discorsi fate? Allora, premesso che in questo momento il sito è fermo da qualche mese perché stiamo preparando cose nuove, vogliamo rilanciarlo, però diciamo lo facciamo nel tempo libero, quindi ci serve del tempo. Allora, diciamo che lavoriamo in due sensi, diciamo che mandiamo online una selezione di informazione appunto dai canali liberi. Abbiamo pubblicato anche un articolo su di te tempo fa, poi magari te lo vai a cercare. Si tratta di una sorta di repository, quindi un contenitore dove pubblichiamo una selezione di estratti di notizie, video da canali dell'informazione indipendente. E poi ogni tanto pubblichiamo anche abbiamo un podcast, per esempio, quindi del materiale nostro, diciamo, originale, di interviste appunto con personaggi della controinformazione. Abbiamo intervistato diverse persone, quindi siamo anche un podcast su tutti i canali. Abbiamo una parte video, una parte di Certo. news, che è la Senti, nostra bacheca, Andrea, così. Andrea, sei Andrea, giusto? Sì, Sì, benissimo. sono Andrea, sì. Sì, hai il grande Lebowski sulla maglia? Ecco, Sì, uno dei miei miti, il drugo. Lo sai che è anche una religione, il drughismo? Vabbè, questi ah, sono gli sì. americani che sono un po' folli, sì. Beh, è uno stile di vita, a me piace come forma di pensiero, di affrontare la vita, ecco. Va bene, Tra va l'altro, bene. in questa Dimmi. versione, vedi, è un po' anche sotto forma di Gesù, Sì, con sì. l'aureola. Pensavo, no, perché mi ha fatto ridere il primo intervento, riflettevo, l'amico simpaticissimo, però riflettevo sul fatto di come Gesù riesca, come dire, anche oggi nel 2023, a essere un personaggio scomodo alla fine, no? È Sì, ma particolare questa cosa. sì, guarda, io ti dico una cosa. Se Gesù tornasse oggi, che dice che è già arrivato, comunque è, quelli che predicano il cristianesimo, il cattolicesimo, lo Sono i più spaventati osteggerebbero. di tutti, No, esatto, secondo me sono i più terrorizzati, sono terrorizzati, lo certo. osteggerebbero, lo crocifiggerebbero di nuovo. Questa è la realtà, magari mediaticamente, Allora, magari. sì, perché va bene gli insegnamenti di Gesù, vanno bene, eccetera, però l'importante è che lui se ne stia a casa sua. Ecco, io percepisco questa cosa, no? Da molte persone, per cui va bene, insomma. Poi chi vivrà vedrà, no? Ti saluto Andrea, ciao, ciao bambino. Ciao Red, ciao. Ciao. Allora, vediamo chi abbiamo ancora. Prima Marcello mi ha fatto una domanda perché uno collegato al 21:30 riesce a entrare. Perché entrare è una roulotte, in tanti stanno cliccando, magari pecchi lo slot e entri dentro. E quindi, allora, in alcune situazioni post-chirurgiche le sanguisughe si usano ancora per riattivare la microcircolazione. Cazzo, non lo sapevo. Allora, qui abbiamo David. David, ciao. Non ti sento, David. Perché non ti sento? Ora? Eccomi. Ora sì, ora sì. Di dove sei, David? Ciao, sono di Roma. Ciao Ah, Red, ciao a tutti. e perché ti sei collegato? Raccontami, raccontami. Ma guarda, sinceramente è successo già un'altra volta con te. Mi sono collegato per caso. Ho detto fammi provare. E ci sono riuscito anche stavolta, per cui è destino. No, ma tu c'hai click facile, evidentemente. Evidentemente clicchi, 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 e poi alla No, fine no, ce la no, fai. ciao. In realtà ci ho provato solo una volta e poi stavo in Vabbè, tre live.
Non ti meriti di collegarti perché sei tutto buio, un cazzo di luce in faccia, niente, per vedere la tua faccia. Già c'hai anche la barba, cazzo, metti la luce dietro. Oh, finalmente. Appunto, finalmente ti vedo adesso, ok? Eccoti qua. Allora, cosa fai, David? Allora, lavoro in una sanitaria ortopedia. Stavo sentendo quella cosa di prima del ghiaccio quando ci sono dei dolori. E hai ragione, perché il ghiaccio serve per alleviare il sintomo. E stiamo sempre là. Esatto. Esatto, ma la causa viene alleviata dal sangue che arriva e che guarisce. Esattamente. E soprattutto dal ripristino del canale energetico che si interrompe in un momento di trauma o post-trauma, insomma. Cazzo, sei un Per cui, esperto, sai. diciamo che secondo me dobbiamo cominciare a metterci in contatto proprio con queste energie qua, Allora, guarda, tecniche. ti consiglio, visto che occupi di questo, ti consiglio due prodotti della BAC che sono l'olio Strongful e il balsamo BAC. Sono pazzeschi, hai capito? Sì, Pazzeschi. sì, sì. Ma che simbolo hai lì al collo? Che simbolo c'ho? Lo sai, no? Ma Questo qua. porca puttana, ma ragazzi, ma ce l'avete tutti sto Quello ha cazzo di fatto segno? dei. Ferrarini ha fatto dei danni incalcolabili. Va bene, ok. Ti saluto, che c'è Ti tantissima saluto a gente e tutti. sta andando avanti. Ok, ciao David. Ciao Ciao. David. Poi abbiamo chi c'è qui? Serena. Ciao. Come stai? Bene, te? Voi? Io Bene, bene, bene. Di dove sei pure tu, Serena? sono di Firenze, anch'io mi ero già collegata un'altra volta Sì, e mi sono ricordo, rimasta dritta. tu Lo so. hai un musetto che è unico, è bellissimo. Cioè, c'è proprio, sembri una dei cartoni animati. Poi c'è sta luce azzurra in faccia che è fantastica. Sì, è particolare. Cosa fai, Serena? Vabbè, io varie cose, sai, pensavo al discorso che facevate prima anche con Andrea su Dio, se tornasse Gesù lo crocifiggerebbero ancora. Sì, perché purtroppo, cioè secondo me, si è perso il vero valore di Dio, cioè tutti parlano, 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 la Bibbia, le cose, ma... No, secondo me non hanno ancora tolto il velo e non è stato compreso cosa c'è dietro le parole. Perché dietro c'è altro, c'è... Vabbè, poi sono cose che uno ci crede o non ci crede. Sai, io credo che l'anima si reincarni, che debba fare un percorso. Io seguo Ermete Trismegisto, quindi ho tutto un mio pensiero, eccetera, eccetera. E sono cose che ovviamente c'è... ci credi perché ci senti, perché le senti dentro. E, però quando senti tanto così, cioè senti tanto anche la sofferenza del mondo, senti la sofferenza delle anime, cioè a me mi capita di girare, di vedere le persone e sentire le loro anime che dentro soffrono. E uno può dire, cioè, se lo dico la gente mi dà un TS immediato, però... Io sento questo e quindi quando te fai queste dirette e dici queste cose, ho adorato quando hai fatto la diretta con Giuliana Conforto perché io credo a queste cose qui, cioè le sento. Mi senti? Scusa, ero io che mi sono mutato, ma tu hai visto anche l'intervista che io ho fatto con Giuliana Conforto o soltanto la L'ho visto diretta? le quattro parti, sì, le ho viste Esatto. tutte. Ma sai, la cosa bella, sai tua, sai qual è? Che sembri, dice, giustamente Marco Fara dice, sembra una puffetta, perché hai questa luce azzurra che sembri una puffetta, veramente, in faccia. Sì. Poi sai, io dico una cosa, no? Allora, tutti usano la parola conoscenza, conoscenza, senza la scienza.
Nessuno, quasi nessuno, usa la parola coscienza, conoscenza. Ma tu sei, ma cosa fai nella vita? Ma quanti anni hai tu intanto, Serena? E Io ho quasi 29, li faccio ad agosto. cosa fai Io nella cosa... vita? Allora, io diciamo che nella vita ho fatto un po' varie cose, vabbè, come avevo già detto, mi piace scrivere, cantare. Insomma, diciamo, mi ritengo arte, anzi, in realtà io mi occupo anche un po' di cose esoteriche e mi definisco un po' un elettricista interiore perché dico sempre, cioè, ascolto le persone e cerco di aiutarle interiormente. Ho finito tipo forse un'ora fa di parlare con una mia amica, di aiutarla, di aiutarla interiormente, cioè, capito? Perché io so cosa vuol dire stare male dentro, ho fatto un percorso che di tanto, un grande lavoro per rialzarmi, perché tutti dobbiamo passare dal tunnel, tutti bisogna soffrire per capire l'essenza della vita, perché se tu non soffri, tu vedi, ah, che bello, faccio questo, faccio quello. Però è un fare vuoto. Se tu invece capisci il peso delle cose, cioè vivi in maniera diversa. Io adesso mi accorgo che, per esempio, tutti sono a rincorrere il tempo, devo fare quell'altro, questo, quello. E io mi accorgo che invece adesso è il tempo che rincorre me, da quante cose io faccio, da quanto riempio la mia vita. Sostanzialmente di amore, perché il motore della vita è l'amore. Grazie Serena, guarda, c'è Grazie. Angelo Dal Pizzo che è già innamorato di te, wow, che bel sorriso che ha Serena. Poi hanno Grazie. notato che tu ascolti Pooh, ad esempio, perché hanno visto i Pooh là dietro e Sì, quindi dice... anzi, io e mia mamma siamo abbastanza fan dei Pooh. Ah, ecco, vedi? Puffetta bionda, ah, puffetta bionda, i puffi Non sanno che sono te... bionda, sono più castana. Esatto. E quindi a Firenze dove? Campo di Marte, ti chiedono? No, sopra Piazza Ferrucci, sotto il piazzale. Ah, ok. Allora, io ti ringrazio, ciao bambina, a presto. Io ringrazio tutti voi, ciao a tutti Ciao. e tanto amore a tutti, ciao. 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 Che belle persone, che bella che è Serena. Che bella che è Serena. Allora, Irene Patti, Irene. Irene, pronto? Ciao, buonasera. Mamma mia, che Mi connessione sentite? schifosa. Sì, ti sento, però ti vedo a scatti, non importa. Dimmi tutto, Irene. Mannaggia. Senti, io ti ho mandato tramite tua figlia. Un mio amico ha portato nel negozio di tua figlia una maglietta per te. Ah, e mia figlia l'ha presa? No, perché mia figlia solitamente stiamo parlando. Stiamo parlando di La Luna. maglietta è questa, te la faccio vedere. Fa vedere, ma mamma mia, che Luna. conosciuto. Sì, Luna. Luna ha un negozio a San Giovanni in Persiceto che si chiama Zozò Profumeria. Fra l'altro, lei è una piccola star Esatto. di internet perché fa dei video. Fa delle storie su Instagram che sono pazzesche, mi incanto io a guardarla anche se non me ne frega niente di profumeria perché è veramente magica. E Luna Zozò, seguite Zozò Profumeria, fra l'altro fa anche dei podcast, dovrei anche pubblicizzare i post che fa sui libri. Ascolta una cosa, ma che maglietta è? Poi dopo ti saluto Esatto. perché ti Questa. vedo... Quale? Questa. Aspetta, Fammi vedere, zero... Cos'è? vedi? Ah, zero dosi? Ah! Ok. Va bene, È ti ringrazio. arrivata? No, non è arrivata la maglietta, poi me la darà. Ma scusa, una cosa, Irene, tu di dove sei tu? Roma? Roma. Allora, senti, a Roma, sistema la connessione, ci vediamo magari un'altra volta. Quando vedrai la registrazione capirai perché. Perché proprio sei una roba, ti voglio bene, ti abbraccio, ti bacio, ciao. Che bello, aspettate, c'è un problema, che la Olly sta protestando perché vuole uscire.
Allora, oh, ecco, vai, vai, fuori, avanti. Poi bello perché esce e poi dopo fra 2 secondi si sente fuori che vuole entrare. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Oh, ragazzi, aspetta, ho perso, eccoli qui. Ho perso le cuffie. Allora, vediamo un po'. Siamo questa volta, vediamo un po'. Andiamo avanti, arriviamo alla fine. Stanno parlando di Gesù, ragazzi, ma perché? Ma è una cucciola. Sì, Serena era una cucciola. Allora, vediamo un po'. Andrea. Ciao, Red. Oh, bene, vedo che ti sei sistemato. Allora, dimmi tutto, Andrea. Ma cosa c'hai alle pareti? Cosa c'è lì? Cos'è lì? Niente, sono un appendino con tutte le cose per... sacchetti, presine, robe così. Di dove sei tu, Andrea? Allora, di Andorra, in provincia di Savona, una città vicina a Lassio, forse conosci il muretto? Sì, certo. Però sono diciamo, romano di origine. No, ma io poi sono molto, molto legato ad Alassio, perché pensa, ecco, guarda, ce l'ho qui perché l'ho fatta vedere l'altra sera con Silver Nervuti, vedi? Questa qui, vedi, Radio Estate Giovane, finale di Alassio, quando nel 76 vince come miglior programma e Vasco Rossi vinse, la prima volta che incontrai Vasco Rossi vinse come miglior radio con Punto Radio. Quindi io ero il più bel programma italiano di radio nel 76 e Vasco la più importante radio. Questa era la Coppa. Tornerai da Alassio, fallo sapere così ci mobilitiamo. Cosa fai nella vita, Andrea? Allora, il più bel mestiere del mondo, prima papà. Cioè? E il papà. Ah, il papà, ho capito, però il papà deve dare da mangiare anche il bambino, e cosa gli dà il bambino? Certo. Faccio barista da 16 anni. Cosa fai? Il barista. Ah, il barista. Ah, ma è tuo il bar o lavori in un bar di qualcun no, altro? No. Lavoro in un bar già qui nel paese. Ah, ok. Devo dire, Andrea, che c'hai una connessione che fa non schifo di più. Cioè, si sente male. Lo so. Come mai? Lo so. Anzi, ho dovuto fare lo spot dal telefono di mia moglie perché sennò era peggio. Ok. Ti abbraccio, Andrea. Ti ringrazio di esserti collegato, però veramente non vedo quasi niente e ti sento non benissimo. Posso chiederti solo una cortesia? Dimmi. Vorrei fare un salutone a Gaspar e la moglie e Elvira, che sono delle persone fantastiche. Chi sono Gaspare? Gaspare De Lama, intendi? Gasparone? Sì. Ah, vabbè. Sono delle persone veramente di un amore allucinante. Le ho sentite per telefono. Gaspare e la moglie sono veramente fantastiche. Gaspare pensa che quest'anno compie 102 anni ed è stato Gaspare De Lama, è diventato famoso perché faceva parte del progetto W56, che è il progetto gli extraterrestri incontravano le persone, lui era uno di quelli che incontravano e il messaggio era infatti, dimmi. Infatti gli chiesi come mai... praticamente io sentivo di aver vissuto in qualche altro tempo in una civiltà con l'amore come base e che mi trovavo benissimo nel suo discorso, assolutamente. Ah sì, mi ero mutato perché per sentire meglio. Non preoccuparti di quello che hai vissuto, preoccupati di quello che vai a vivere, di quello che fai, ok? Va bene? E accogli le persone. Assolutamente. E accogli le persone nel tuo bar sempre col sorriso. Dai loro non soltanto un caffè o un aperitivo. Quello è il motivo per cui lo faccio. Ok, ti ringrazio. Ciao Andrea. Ciao. Amore a tutti. E saluto a tua moglie che ti presta l'hotspot per poterti collegare. Allora,
Vediamo, stai dicendo cose bellissime. Ah, lì. Allora, che bella questa diretta. Stiamo entrando nelle case di persone che, e tutte guarda case che, guarda caso, che sono genuine. Ecco, meglio questa genuinità sincera. Vedi? Andiamo avanti. Mamma mia, quanti messaggi non riesco a leggere, ragazzi. È bello che nessuno si presenti con la pressione che si svolge. Esatto. Mi dispiace il collegamento fallito. Irene Patti, per me che sono regista alla RAI è quasi una vergogna. Irene Patti, porca vacca. Sì, ma guarda che non ti preoccupare, il falegname ha la porta rotta, il meccanico ha la macchina rotta, l'idraulico ha quello che perde, uno che lavora in televisione. Quindi. Ho una curiosità, quando l'argomento è gli extraterrestri e su quelli che racconti sei stato in contatto da loro, conosci Nicolò Di Lella? No, non lo conosco. Ciao Andrea, il bravo barista è uno psicologo. Certo che il bravo barista è uno psicologo. E difatti, quindi, informati dello scienziato Gregori Graviboi che parla di numeri meglio di Ferrini. Ragazzi. Allora, tanto per cominciare, ho fatto un video. Guardate che non è, parlare di numeri e di numerologia non è solo un fatto di conoscere i numeri e la numerologia. Numero uno è questo, numero due è no. C'è una conoscenza, c'è un istinto e ci sono canalizzazioni che non so se lui ce le ha, però vabbè. Allora, mi dispiace che tu riesca a parlare con Fabio. Ho capito, è inutile che mi rompiate, ragazzi. Cioè, io posso, questo programma, lo dico sempre, è uno si collega, se riesce a collegarsi, se lo vedo, lo metto dentro. Se non lo vedo, non posso chiamare al telefono uno, ok? Cazzo, ragazzi. Vabbè. Non rompete, raga. Esatto. Oh, Andrea. Ciao Andrea. Mamma mia, che connessione pessima che hai, Andrea. Ti dirò di più, sei completamente bloccato, Andrea. Niente. Janet. Ehi, sei buia. Ciao. Buonasera. Ciao. Di dove sei, Janet? Sono di Milano. Ma scusa, ma che nome è? Ti chiami veramente Fischietto? Ah no, questo è il mio nome d'arte. Io sono una Ah! performer di burlesque. Cosa fai tu? Sono una performer di burlesque. Ma quelli che fanno burlesque sono quelle che si mettono un po' nude dentro quelle cose lì? Allora, in realtà io lo definisco una rievocazione storica del genere, quindi i vecchi spettacoli dei vaudeville, dei cabaret che succedevano, diciamo, nella golden age del loro momento, quindi tra gli anni 20, 30 e 40. Ah, ma e dove fai le performance, scusa? Ma io sono una performer internazionale, quindi ho davvero viaggiato il mondo e lavorato ovunque. Adesso sono, al momento sono in Italia, ma mi esibisco molto in Europa, ecco, anche tanto in Svizzera. Cavolo, ma sono curioso di vedere ma hai dei video tuoi? Dove si trovano i video tuoi? Assolutamente, se vai sul mio sito www.janetfischietto.com trovi video, foto, descrizioni e di tutto e di più. E poi anche Instagram ovviamente. Poi ho un progetto parallelo di insegnamento, una community di, diciamo, espansione artistica, performative art, che è Burlesque and Beyond. Ma scusa, in che senso? Cioè, ma perché il burlesque è così importante? È un modo come un altro per esprimere se stesse. Io, per esempio, associo tutto quello che è il mondo dell'arte. Mi sono laureata in arti visive a suo tempo e poi ho studiato discipline circensi, ma arrivavo anche dalla danza. Quindi diciamo che ho unito tutto e poi tutto ovviamente molto condizionato da una mia continua ricerca, per esempio. Ah, porca vacca, aspetta che sto guardando il tuo sito, aspetta, sto guardando il tuo sito e ci sono delle foto bellissime. Ma non c'è proprio. Sì, però voi, cioè io mi ricordo che ce n'era una che è diventata famosa perché era la ragazza di un. Marilyn Manson, Dita Von Teese. Esatto, lei è diventata famosa. Certo. E
Ma lei ha anche ereditato dalla grande, cioè nel senso, lei per esempio è quella che ha riportato in auge un genere che era andato ormai in decadimento, soprattutto Eccola nel... qua, eccola qua. sono sul trapezio, perché sono anche trapezista e mangiafuoco. Ma pensate, ma pensate, fammi vedere questo, fammi vedere qui. Ce ne sono tantissime sul sito, però ecco qua, guarda. Questo è uno dei miei numeri più celebri, tra l'altro ispirato a Hedy Lamarr, che è la donna che contribuì a scoprire il wifi. Scoprire il wifi. Hedy Lamarr, certo, lei ha una storia bellissima. Lei fece uno dei primi film che si possono definire erotici, che si chiamava Ecstasy, negli Sì. anni 30. E pensa che ha una storia assurda, perché diciamo, si sposò con un ufficiale nazista all'epoca, che fece ritirare dal mercato tutti i film, tutte le copie del suo film per gelosia, e lei da lì scappò e andò negli Stati Uniti, diventò un'attrice di Hollywood famosissima, fece un film di punta che fu la storia di Ziegfeld, non so se è presente Ziegfeld poi lì, che era uno di questi cabaret dove portavano in scena appunto questi tableau vivant di donne nude, diciamo così, e lei lo interpretò una parte e nelle pause, mentre girava questi film pazzeschi hollywoodiani, nella Hollywood degli anni 40, portava avanti le sue ricerche scientifiche, tra cui quella di realizzare quello che noi oggi conosciamo come wifi. Guarda qui, guarda, 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 guarda la Janet Fischietto, eh? Madonna, ma Red mi stai facendo una pubblicità stasera pazzesca. Tra l'altro, il mio sogno era proprio fare un'intervista con te per raccontarti tutto il mio mondo, che poi, tra l'altro, verge anche tanto nel tema appunto energetico e spirituale, perché poi pratico Reiki e una serie di altre cose, ecco, perché associo proprio tutto questo mondo con anche ovviamente la spiritualità e l'energia. Ecco, io ho mostrato alcune foto che ci sono nella home page, quelle che posso prendere al volo, hai capito? E quindi, vabbè, non so come contattarti. Ci sono i contatti sul tuo sito? Non so, Sì, io certo, ma anche sul mio Instagram, se no mi puoi scrivere una mail. è una O mail, te la scrivo io. E qual è la tua email? Non posso dare il mio indirizzo, però non darlo neanche tu, perché altrimenti dopo hai capito. Ci sono anche dei bei filmati, mi dicono. Quindi guarda, guarda, futura intervista. I tableau vivant erano spesso destinati ai giovani militari. La Reiki purifica, invita la LOM collettivo. Belle, brava. Ma dove abiti, scusa tu, Janet? Io sono di base a Milano, sono originaria della Brianza. Ma riesci a guadagnare bene facendo quello che fai? Perché cioè, i trucchi, i vestiti costano, eh? Io faccio questo lavoro da quando ho 20 anni, 21, da quando ho finito l'università, sì. Ed è il mio lavoro a tempo pieno, anche se io poi nel frattempo avevo anche studiato make-up, e quindi ho fatto per la make-up artist per un periodo, sempre comunque tutto in ambito artistico, ecco. Ho poi reso tutto funzionale per il mio lavoro, tanto che poi mi sono specializzata in make-up e hairstyle d'epoca. Il circo, per esempio, l'ho iniziato a far diventare anche parte dei miei workshop, per esempio mettendoci la storia del circo. Ho studiato con Alessandro Serena, tra l'altro, storia del circo, che è il nipote di Moira Orfei. Vabbè, comunque, una serie di cose, Red, tante, 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 che mi piacerebbe raccontarti meglio. Ah, vabbè, non so come fare, se trovi la mia mail scrivimi, oppure non so, la tua mail non ti conviene darla in pubblico, però non so, a meno che tu non la voglia dare, ma Però io la trovi in realtà sui miei social, la mia mail, non. Ah, quindi ok, se... va bene, va bene, va bene. Ciao Janet. Ciao, è stato un piacere. Ciao a tutti, grazie di avermi ascoltata. Ciao, ciao. Tantissimi amore Aspetta, come si sono messi qui? Perché mi dà. Ah, ecco qua. Janet Fischietto. Che bello Fischietto come nome d'arte. Allora,
Ragazzi, aspetta, al volo, al volo. Ciao. Ma cos'è quel cane lì? Buonasera. Buonasera, ma che cavolo di nome è questo qui? Cisco Magical di qua. Cisco, cosa vuol dire? Magic al di qua è il programma che conduco ogni giovedì sera su YouTube, il quale è un programma proprio di divulgazione. Ma divulgazione di che cosa? Divulgazione di avvistamenti, contatti, spiritualità, qualsiasi cosa che possa entrare. È un po' come gestisci tu il programma, in qualche modo, in qualche piccola maniera lo facciamo anche noi, insomma. Ok, ok. Ma il canale si chiama Cisco Magic? No, il canale si chiama Al di qua. Ah, Al di qua. Ah, Al di qua. Ma dove abiti, Cisco? Beh, mica sono di Milan. Mica sono di Milan, in Brianza, Monza. Monza, Brugherio, quelle zone lì. Sono 2 anni che abbiamo questo programma qui che conduco io, faccio io la regia e tutto quanto, si chiama Al di qua proprio perché parliamo di cose che si intendono un po' dell'aldilà, quindi noi che siamo al di qua cerchiamo di ragionarci un po' su tante tematiche che poi sono importantissime, anche perché in questi 2 anni di trambustamento sta succedendo qualcosa nelle persone che è proprio l'apertura mentale. Il programma, certo, consiste proprio nel non intromettere dei paletti e quindi di cercare di dare alle persone sempre più informazioni in maniera tale da avere sempre di più una coscienza che si allarghi, che non rimanga con dei paletti prefissati. Questo. Ok. Cisco, io ti saluto perché c'è un sacco di gente e siamo arrivati ormai alla fine. Ok, ciao Cisco. Ciao Red, grazie. Ciao. Allora, oh no, Fabio, ce l'hai fatta, ciao, cazzo. Ciao Red, come stai? Bene, dimmi tutto. No, scusami, perdonami, guarda, io ringrazio gli altri che hanno chiesto, insomma, a gran voce di farmi salire. Io ero collegato dalle 9.35 in realtà, ma io volevo parlarti di un progetto, diciamo, per beneficenza che sto facendo. Ho fatto questo album intitolato Leo's World, che praticamente è volto a raccogliere fondi per l'autismo, visto che stasera si è parlato molto spesso di autismo, che è un argomento che mi tocca da vicino, perché il figlio di mio cugino, appunto, Leo, è un bambino di 9 anni che non ha l'uso della parola ed è affetto da autismo, e quindi abbiamo fatto questo album cercando di raccogliere fondi perché le spese sono tante e purtroppo il padre è disoccupato, non ce la fa a sostenere tutte queste spese qui, e c'è questo problema, insomma, di raccimolare qualche soldo per dargli una mano. Abbiamo fatto questo album coinvolgendo anche, diciamo, personaggi come Tony Liotta, Simone Cozzetto, gente anche dall'estero che è venuta, ha partecipato all'album, si sono prestati tutti, diciamo, per questa cosa, e ringrazio anche Marcella Spallanzani, Luisa Pixi, perché tutti quanti comunque mi hanno supportato, Ilaria Argiolas e Mary Argiolas, che comunque mi hanno anche supportato moralmente, oltre che, diciamo, fisicamente, come si può dire, ecco, per quanto riguarda questo progetto. Io ho la volontà di volerlo presentare, si chiama Anarchy Brain Leo's World, Leo apostrofo S World, il mondo di Leo sarebbe. Ogni canzone dell'album è dedicata a Leo. Ho capito, è Anarchy Brain, ma dove si trova questo album? È fisico, allora, è liquido, com'è? Purtroppo è liquido perché stamparlo in vinile l'etichetta ha detto che costava troppo, ha detto se il liquido andava bene, cioè nel senso se c'erano tanti click, allora avrebbero stampato anche l'album, cosa che io, quindi, vorrei fare, vorrei stampare un vinile. Allora quindi Anarchy Brain, Leo's World, ok? Io questo volevo, dimmi.
Perdonami, volevo cogliere l'occasione, diciamo, per salutare, oltre a tutti quelli che mi hanno supportato in questo progetto, anche Serena K. Baldaccini, che è quella con cui io tutti i giorni condivido una trasmissione nel quale io ti invito, se vorrai venire, sarei benvenuto, intitolata Italia Buongiorno, in onda in streaming su Facebook dal lunedì al venerdì. Se vorrai venire, sarai il benvenuto, ovviamente, e ringrazio ovviamente per questa opportunità, perché anche lei mi ha supportato ed aiutato, insomma. Ok, cazzo, hai capito che eravamo alla fine trasmissione e hai rotolato le parole con una velocità pazzesca. Ma io vengo dalla radio, come sai, quindi diciamo sono abituato Ok. Ascolta, ti ringrazio, Enerchi, e niente, siamo a fine trasmissione e quindi, vabbè, al limite scrivi e poi dopo vediamo. C'hai una chitarra, cosa volevi fare? Un pezzo, Enerchi? Volevo accennare solo un pezzo dell'album che parla appunto del secondo brano, Vai, The vai Power allora. of Vai, Love. Allora. vai, vai. To tell you what I feel, but my words are the verses. We have the same blood. And now I can't say that I want to be pushed again on the swing. Grazie Red per lo spazio che mi hai concesso, sei stato veramente gentile, guarda. No, non ti sento, non ti sento. Ah, mi ero mutato per far sentirti bene te. Allora, Fabio Gagliotti dice: scendo a Roma per il concerto di Springsteen, spero di incontrarti di persona, ok? Bene, ciao ciao ciao, Ciao, Anarchy grazie. Brain, Anarchy Ciao. Brain, Anarchy Brain. Allora, io saluto al volo Luca. Ciao Luca, ti saluto al volo ti saluto al volo perché non ho tempo, siamo arrivati alla fine, magari un'altra volta. Ciao, un Ok, abbraccio. ciao, Ciao. saluto, ciao, 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 poi saluto Bandido del Sertao, ciao Bandido del Sertao, non mi sente, poi saluto, ciao Namidawi, Namidawi, togli, è uscita, Namidawi è uscita, Bandito del Sertao, ciao Bandito del Sertao, Ciao Red, finalmente, di dove sei? finalmente. Di dove sei? Brescia, Brescia. Ok. Dimmi al volo, hai un minuto. Ho un minuto, sono un sanitario dissidente. Non mi sono fatto bucare la pelle, ho fatto 8 mesi di ferie a casa. Ok, allora sei uno dei veri eroi, che i veri eroi non sono quelli che sono rimasti là, ma sono quelli che hanno detto di no, ok? Ti ringrazio. Ciao, ciao Ciao bandito, Red, bandito del ciao. Sertao, pensa te, bandito del Sertao. Allora, poi dopo, cosa è successo qui? Grazie a Macro Muscario, no, grazie per la super chat, Macro Muscario. Poi dopo, ciao a tutti voi collegati, al volo... No, ma riesco a parlare con te che ti vedo, poi salti via, poi ti vedo, poi salti via? Eh? Eccomi! Dimmi al volo che... Cosa vuol dire Namidawi? Namidawi, sembra un giochino. Sì, no, Namidawi Wakanda è un accoppiamento di nomi di nativi americani. Significa colei che danza e che ha i poteri magici. È Ah, ma complicato. dove abiti tu? Allora, io sono originaria di Vicenza, però abito in UK, vicino a Londra. E cosa fai lì in UK vicino a Londra, United Kingdom? Allora, io sono dovuta emigrare perché alla mia veneranda età non trovavo un lavoro. E sono una carissima amica di Antonello Brunetti, ho conosciuto anche Christian Delord.
Io sarei un'illustratrice grafica, però per sopravvivere faccio tutt'altro, lavoro in cucina, purtroppo, però vabbè. E niente, io ho fatto dei disegni particolari perché sono in contatto con degli esseri di luce già dal 2013, da quando ho conosciuto anche Marina Tonini. Ecco, e se ho un attimo di tempo posso farti vedere una cosa? Aspetta, un disegno che ho fatto io. Si vede? Sì, si vede, bello. No. Sì. Allora, questo è ispirato al guerriero della luce di Coelho. Coelho, mi sembra, sì. Praticamente io ho faccio dei viaggi astrali, ho sognato questo, che è un mio amico che fa il massaggiatore vicino a Varese. E praticamente questo guerriero della luce ha come sfondo le piramidi, il fiume Nilo. Lui è un guerriero praticamente di stampo antico, di Atlantideo. Io in una vita passata mi sono rivista con lui ad Atlantide. E praticamente, come vedi, dalle piramidi vengono sparati questi fasci di luce. C'è stata una puntata, mi sembra, o con Marina Tonini o con qualcuno, dove si dicevano che appunto tramite l'acqua ci sono dei cunicoli nelle piramidi. Corrado Malanga lo diceva, dove l'acqua del Nilo veniva praticamente mossa tramite vibrazioni e l'energia veniva sparata dalla punta della piramide verso l'universo. Ecco. Ok. Senti bambina, io devo salutarti. Mi piacerebbe parlare un Sì. casino con te perché sei molto interessante tu, Nami Dawi. Un attimo, aspetta, questo è il disegno che ho fatto guardando l'intervista con Gaspare De Lama. In una tua intervista con Tonini, lui ha visto questo essere quando era in un haram, non so se di Sai Baba, e Sì. questo è il pirata che lui aveva visto. Infatti lui gli diceva: "Tu pirata". Ecco, questo è il pirata di Gaspare De Lama. E un'ultima cosa, io ho fatto un disegno ispirato all'Italia quando ci sono stati gli avvenimenti a Trieste. Io e Ferrarini nello stesso momento abbiamo fatto questo inno all'Italia. Questa io ho fatto l'Italia rappresentata da questa donna con il mantello, ai suoi fianchi ha Giordano Bruno e Dante Alighieri. Vediamo se si vede. Sì, Dante. Giuliana Conforto ti ama per questa duplice citazione. Ah sì? Ecco, comunque questo è un inno all'Italia, questo è del 2021. L'Italia, la croce che simboleggia la Chiesa, sovrastata dal serpente, l'Italia è appoggiata a un tronco di quercia. La quercia è un simbolo di stabilità, da dove nasce un piccolo germoglio, e l'Italia ha regge questa fiamma della vittoria, questa luce. Infatti Ok, si vede ti dov'è. ringrazio, siamo fuori tempo Ok. massimo, bambina. Ok. Ti abbraccio forte, ok? Red, Dimmi. scusami, io avrei bisogno di contattare il Ferrarini, se si può, perché Va siamo due bene. pazzi uguali, abbiamo troppe cose in comune, lo so, è difficile. Va bene, Va dai. bene, Ciao grazie. bambina, ciao. Oh, ma che belli, ma che gente c'è stasera? Io ringrazio tutti quelli che si sono collegati, Fatta! c'ho l'orecchio che mi bolle, vedo che c'è Monica di Ibiza, ma non la vedo e quindi niente. Federico, non posso parlare con te neanche con te Sandro, perché? Perché siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che domani sera c'è We Have a Dream, volevo mostrarvi tante cose, non ci riesco e niente, abbonati a redroni.tv. Iscriviti al mio canale YouTube, iscriviti al mio Telegram e vi voglio bene, è stato molto bello e queste sono le puntate più faticose, perché? Perché riuscire a gestire tutto questo alla fine mi stanco moltissimo, sono veramente stanco, ma molto, 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 molto soddisfatto. Scusate, ma c'è un'astronave in arrivo. Signore, siamo tanti. I pani sono pochi, la pesca è andata male.
che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, come ci puoi aiutare? La spiegazione è dentro ai numeri, io di uno faccio mille, e di cinque cinque mille, e di mille un milione. Adesso saziate la vostra fame, e affidatemi il vostro cuore, e le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli, vestiti da lupo. E le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli, vestiti da lupo. Signore, non ci vedo, mi mancano i tramonti e il volto dei figli. Tu che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, mi saprai guarire. Io conosco la materia, dell'ombra faccio luce e la poso sul tuo viso e la poso sui tuoi occhi. Adesso osserva ogni colore e affidami il tuo cuore. E le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo. E le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo. Signore, guarda il mare, le onde son montagne e la barca affonderà. Tu che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, ci potrai salvare. La realtà in realtà è un pensiero, e se dico al vento fermo, il sole tornerà. La luce arriverà, e adesso proseguite in questo mare, e affidatemi il vostro cuore. E le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accennò. Poi apparvero due angeli, vestiti da lupo. E le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accennò. Poi apparvero due angeli, vestiti da lupo. E infine disse: adesso devo andare, vi lascio le mie parole, ritorno tra le stelle, dove mi aspetta un'astronave, dove mi aspetta un'astronave, dove mi aspetta un'astronave.